Eccoci qua, buonasera, bentrovati, bella serata insieme, iniziato già nel pomeriggio in compagnia di Alessandro, un percorso meraviglioso che eh, vi ha portato a godere della bellezza delle monete italiane, delle monete antiche, dell'antica Roma, monete greche, avete gustato alcune anteprime come la bellissima collezione delle imperatrici, avete, eh, se siete appunto all'ascolto da da più di qualche minuto, già eh, direi eh, con una presenza molto importante da parte del nostro pubblico, assaggiato e gustato la grande numismatica. Eh, ma non finisce qui, come diceva quello, andiamo avanti eh, per le prossime tre ore, siamo in diretta e in questa diretta andremo a, a um, ulteriormente approfondire la conoscenza di questo mondo così importante, così ricco di, di monete, così ricco di storia. E con eh, l'inserimento di alcuni passaggi, di alcuni momenti molto, molto importanti, anche nell'ambito di quelle novità che stiamo presentando. Eh, già la settimana scorsa avete avuto il piacere, spero, insomma, poi qualche commento positivo mi è arrivato: di eh, godere di questi bellissimi testimoni oculari, perché parliamo sempre di Francobolli, di Monete come testimoni oculari di storia. Ma c'è un altro elemento altrettanto importante e quell'elemento è la. guarda, devo girare questo perché non voglio, eh, subito rivelare tutto il mio, il mio set, dopo un po' di sorpresa. E quindi ecco che anche i grandi documenti accompagnano il percorso storico della nostra bella Europa, della nostra Italia, quindi anche stasera, una ehm, presenza durante la nostra diretta di un documento in particolare che qui alla mia sinistra già aperto, già spiegato perché è qualcosa di davvero molto importante, molto particolare, ne andremo a leggere insieme. Ricordo come sempre, la nostra è una trasmissione in diretta, il centralino è a vostra disposizione, il centralino è, diventa sempre di più un momento di scambio di, con voi, uno scambio eh, positivo quando ci chiamate, quando ci date indicazione. Di, di quelle che sono le cose che volete vedere, uno scambio positivo anche quando ci chiamate per darci qualche tirata d'orecchio, come si vuol dire, no? sempre gentile, qualche critica, qualche critica che spesso ci, ha, ci è servita per aggiustare un po' anche quello che è il nostro modo di presentare la nostra trasmissione. Una su tutte ed è un po' una novità introdotta proprio da, da oggi, l'avete già visto magari nel pomeriggio, e anche su questo vi chiederò un commento se è utile, se vi piace, se può essere interessante come, come opportunità, cioè durante la trasmissione eh, si aprirà una finestra qui a sinistra del vostro teleschermo e in quella finestra girerà in maniera abbastanza automatica un filmato di quelle che sono le monete che stiamo presentando nella serata, questo perché è utile, lo speriamo almeno, perché magari voi siete, vi siete connessi come si suol dire, vi siete messi belli comodi nella, nella vostra Uh, condizione migliore di visione ma non l'avete fatto alle 21.10 per dire, o alle 21.06 come in questo momento cosa è successo? è successo che uh, una moneta presentata due minuti prima non l'avete vista allora qual è il vantaggio, speriamo di questa carrellata che vi accompagnerà? Che Ogni tanto potete buttare un occhio lì nel piccolo monitor, nella piccola casella di sinistra e se individuate una moneta, una serie di monete che vi interessa, ecco che quello è il momento buono per fare il numero di telefono 011 5576 346 oppure utilizzare il cellulare per mandarci un messaggio, un Whatsapp e dire puoi per favore dire a Lorenzo... Puoi per favore dire Alessandro, poi per favore dire a Massimiliano, a Elena, Elena tornerà, eh, non siate disperati. Eh, che eh, ho bisogno di approfondire la conoscenza. Mi sembra di aver intravisto uno scudo di Vittorio Emanuele I. Ecco che a quel punto noi potremmo immediatamente tornare. Ecco quindi che questi primi minuti eh, il nostro cameraman sta proprio registrando in diretta una, una carrellata. Ancora che rapida, ma proprio un cenno, e quel cenno vi aiuterà magari a cogliere il particolare e illuminarvi nella, nella visione eh, di una moneta che magari state cercando, vi interessa particolarmente. Allora, devo dire che mh, anche oggi vado a informarvi su quello che è un po' il, il tempo, il tempo che cos'è, il tempo che passa, eh, non è che voglio fare il filosofo, un saluto a signor Luigi che mi ha dato del filosofo, la settimana scorsa mi è piaciuta tantissimo. <ride> ecco, il tempo che passa è quello che per quanto riguarda in particolare lo stock Amadeus, questa, questa importante accumulazione di monete del Regno d'Italia e del Regno di Sardegna, ecco, noi abbiamo, eh, dobbiamo, più che abbiamo, eh, mantenere quello che è l'impegno preso con chi ci ha affidato L'incarico di collocare rapidamente sul mercato a prezzi molto convenienti queste monete del Regno, queste monete di Sardegna, il 31 luglio è save the date perché l'ultima possibilità sarà quella proprio di fine mese. Quindi eh, lo dicevo e devo ringraziare coloro i quali già le scorse settimane hanno saputo approfittare di quello che vi sto dicendo. Quindi, Chiamare e farsi mettere da parte una moneta dello stock Amadeus significa non necessariamente comprare attenzione, e pagarla entro il 31 luglio, questa è la grande differenza, significa mettimi da parte quel bellissimo scudo, quella bellissima moneta d'oro, poi prima dell'estate se riusciamo o magari immediatamente dopo ci si incontrerà e durante il nostro incontro ci sarà possibilità. Di fare l'acquisto, se l'acquisto vi farà piacere e coinciderà con quanto vi aspettavate. Ma intanto avete bloccato moneta e prezzo? Vi ricordo che la televendita, che cos'è la televendita? È un momento di incontro. Quindi noi siamo qui in diretta e durante la diretta noi vi presentiamo delle monete. La conferma, eccola qua, è una conferma assolutamente non impegnativa. Voi ci dite. Dove, quando volete vedere le monete, nostri ospiti in una delle nostre boutique di Torino, Milano, Roma e Verona, eh, con il Temporary Shop anche el, durante l'estate eh, lo dico in Sardegna presso il Forte Village. E, ehm, oppure veniamo noi a casa vostra eh, comodamente, vi raggiungiamo attraverso eh, con la nostra rete vendita. Assolutamente, lo dicevo un, atti un attimo fa: c'è possibilità di bloccare e poi dire: Vabbè, ma adesso è Troppo ravvicinata con la partenza. Adesso ho avuto un contrattempo. Posso comunque bloccare eh, le monete e poi vederle a settembre e decidere con calma? Soprattutto in questo momento è la situazione ideale. Quindi l'invito è a metter da parte e arrivare come sempre. Primi. Ecco, eh, abbiamo vinto un bellissimo oro nei tuffi. Lo sai, tu Alessandro? Nei tuffi sincronizzati sì. oggi. Eh, quindi però l'argento lì nello sport vale no? perché il secondo posto, il terzo posto è altrettanto prestigioso in una trasmissione televisiva il primo vince gli altri sono tutti quarti eh? perché secondo e terzo posto non esiste allora dai cominciamo la trasmissione cominciamola di grande carriera io ehm, come sempre avrei il piacere mi guidaste un momento nella eh, presentazione proprio perché ho tante cose da mostrarvi alcune molto particolari, una coppia imperiale, lo anticipo che vi farà venire la pelle d'oca, quindi se c'è qualcuno che non ha piacere di seguire tutta la trasmissione e va di fretta, deve uscire o deve andare a riposare. Cristina qui a indicarmi quello che volete vedere. Nel frattempo direi di cominciare la nostra trasmissione e io direi di cominciare, guarda proprio Alberto, Paolo Scusate, ma voi dovete smettere di cambiare ogni minuto, perché qui, come ti abitui a chiamare Alberto, c'è cioè Paolo. Però Paolo, devi capire che Alberto lo chiama Alberto, tu ancora Paolo Alberto, quindi nel tempo poi, perché c'è più storia, ma tu stai veramente dimostrando una grande professionalità, quindi entrerai anche nel mio cuore. Allora, io direi di cominciare proprio con Amadeus, perché ne abbiamo parlato e lo sto con Amadeus. Queste tre monete mi devi mostrare? Paolo, sono tre esemplari d'oro, uno più bello dell'altro, sono monete appartenenti alla Casa Savoia e quindi monete dell'Ottocento, monete di quel periodo storico che ha un fascino pazzesco, vi invito durante l'estate, prendetevi un libro di storia, andatevi a rileggere un po' la storia e scoprire chi era Carlo Felice, chi era Carlo Alberto, cosa hanno fatto questi grandi personaggi. Allora andiamo a vederle intanto con in questa visione d'insieme, poi Paolo lavoriamo un po' con la nostra eh, super telecamera. Abbiamo un 40 e un 80 lire di Carlo Felice, quindi abbiamo addirittura i due esemplari d'oro di Massimo Modulo di Carlo Felice. Carlo Felice re di Sardegna, fa caldissimo stasera qua. Re di Sardegna, Cipra, Gerusalemme, ma eh, come voi ben sapete e se non lo sapete ve lo ricordo. Eh, con una coniazione di monete d'oro assai limitata, tant'è che Carlo Felice coniò soltanto tre monete d'oro. Uno è ovviamente non poteva essere che così un marengo, un 20 lire, eh, poi sì, un 40 e poi un 80 lire. E questa sera abbiamo disponibilità, pensate, del 40 e dell'80 lire, quindi del doppio marengo e del doppio 40 lire di quattro marenghi, chiamatelo come volete. Allora amici, eh, la coniazione di queste monete e la qualità di queste monete è superiore alla media. Monete che hanno circolato molto, parliamo di monete dell'Ottocento, monete che sono state eh, ovviamente poi sostituite dalle monetazioni del, dei re successivi, in questo caso Carlo Alberto, e in tal caso... Richiamate in fusione perché voi dovete sapere che una moneta è tale quando c'è un decreto di emissione. Un decreto di emissione ne celebra la nascita e un decreto di richiamo, una regia patente per quanto riguarda le monete dell'Ottocento, ne, ne mh, sancisce la fine. Quando si richiamano, si, bo, si portano a fusione. Questo esemplare di Carlo Felice, pensate, è coniato nel 1831 come. Ampliamente descritto dalla data che vedete ben incisa nella parte inferiore della moneta, ci ricorda di un Carlo Felice, per grazia di Dio, re di Sardegna, Cipro Gerusalemme. Qualità di questa moneta appartenente allo stock Amadeus, ecco quella A in alto, vi indica proprio che stiamo parlando di stock Amadeus. 48.000 esemplari soltanto coniati tra il 22 e il 31. Bene, questo ha un passo in più per due motivi: la qualità superiore alla media, che normalmente parla di un 40%, e vediamo anche il rovescio, grazie. E un anno di coniazione che ci accompagna all'ultimo anno di coniazione. La settimana scorsa ricorderete che era con noi un una moneta, un 20 lire di Carlo Alberto, che era del 1832, prima coniazione di Carlo Alberto, questo 40 lire è esattamente a collocarsi nell'ultimo anno di coniazione. Signori, Stocca Amadeus mi permette di parlare di un 40 lire di Carlo Felice a 2880 al 45% di qualità. Superiore, straordinaria, superiore. Alla media di catalogo. Andiamo intanto al Be Paolo a eh, essere anche immediatamente nel cambio di queste monete così riusciamo anche, soprattutto nella prima ora, a far vedere tante tante cose. Sì, grazie. L'80 lire perché il 40 lire. Questo fu coniato a Torino. Tra l'altro, ci furono due coniazioni per la monetazione di Carlo Felice: Genova e Torino. L'esemplare che stiamo vedendo è coniazione Sabauda nel senso più tradizionale del termine, proprio con Torino nella sua zecca di coniazione. Ho 80 lire, ospiti cari. Fu coniato nel 1830. Fu coniato sempre nella zecca che adesso vi faccio vedere e che è una ulteriore sorpresa per gli specialisti sul diritto favoloso. Guardate che quando parliamo di 45% su monete di questo calibro, parliamo di monete che sono prossime all'origine, perché i capelli sono sempre gli elementi che ti danno immediatamente cognizione, almeno in prima visione, di quella che è una bellezza, la bellezza di una moneta. Perché? Perché in questo caso, così come per il 40 lire, intonsi, pettinati proprio come fosse oggi il 1830. Eh, guardate la moneta di, di come si presenta in maniera assoluta. Assoluta. 1830 l'anno di cognizione dell'80-lire. Me lo vai a, a voltare per cortesia, perché qui adesso eh, vediamo subito se ci sono gli attenti collezionisti. Signori con lo stock Amadeus. Tanti tanti nuovi clienti si sono avvicinati al collezionismo, stanno approfittando di condizioni, scusate, di condizioni commerciali irripetibili, straordinarie. E la volete il regalo della serata? Che vi vado a fare 80 lire. Lo vedete quella? Mi dai un primo piano del rovescio? lire 80 e poi alla destra di quell'80 la si vede benissimo grazie alla grandissima qualità un'ancoretta che ci va a ricordare la coniazione genovese amici di Genova amici genovesi zena dove sei 80 lire di Carlo Felice proviamo questo meraviglioso paio di occhiali che mi ha regalato Cristina mi sa che è troppo potente, sai eh, hai ragione, però mi sembra di, di andare sulle montagne russe. 2700 euro per il lotto 15. No, Cristina è stata gentilissima, Alessandro, me le ha procurati proprio andando in un, uno di quei negozi super specializzati. E effettivamente l'indicazione dell'oculista, l'altro, era di uno e mezzo. Ma mi rendo conto che questo uno e mezzo è un po' esagerato, nel senso che lo però lo posso usare come lente di ingrandimento. No, no, ma guarda, ci vedo. No, no, ma ci vedo. Ale, davvero. Poi non ti potrei mai rubare la scena di questi occhiali perché ti contraddistinguono in maniera speciale. 2700 euro per l'Amadeus, 80 lire. Abbiamo disponibilità di una coppia davvero unica. Questi sono i certificati di qualità e di garanzia e non ci stancheremo mai di farveli vedere. Dice, ma quanto tempo porta via mostrare un certificato? Tutto il tempo che serve, perché questa è la garanzia di Bolaffi? Bolaffi vi dice: sono monete con condizioni particolari, uno stock, ce l'hanno affidato, ma non ci siamo tirati indietro, l'abbiamo confermato l'autenticità e lo stato di conservazione. E quando vi dico che 45 è superiore alla media, se non ci credete e non avete motivo di non crederci, ma questo è il catalogo delle monete del eh, Regno d'Italia, catalogo delle monete e delle banconote, all'interno recensite, pubblicate tutte le monete, guardate l'80 lire, 40% la qualità media. Questa è l'80 lire, stesso discorso per il 40 lire. E guardate le coniazioni, 233.000 per l'80 lire, molte meno per il 40 lire, che sono 48.000 pezzi. Questo giustifica il perché il 40 lire, ancorché più piccolo, costa di più. Ma procediamo nella nostra trasmissione. Allora, voglio mostrarvi anche una grande rarità: perché Carlo Felice, eh, come voi ben sapete, ha in Carlo Alberto eh, il suo successore, non in linea, eh, sì, sì, in linea di sangue, perché Carlo Felice non ebbe figli, e quindi affidarono il trono di Sardegna. Al ramo cadetto carignano, che è quello che eh, in Carlo Alberto vide l'uomo giusto al momento giusto. E allora, signori, se c'è una moneta rara di Carlo Alberto, se c'è la moneta più rara che esista di Carlo Alberto, quella moneta, signori, è il 50 lire. Il 50 lire è quella classica moneta che. Si passano magari anni a collezionare monete del Regno di Sardegna, si riesce a completare Carlo Felice, si riesce a completare Vittorio Emanuele II, ma rimane sempre una cima da scalare. Quella cima si chiama 50 lire, il primo 50 lire coniato in Italia. Questa sera abbiamo disponibilità di un esemplare nella qualità giusta da scegliersi con il vantaggio di quella a, Amadeus che... Vi dà la condizione di acquisto migliore che possiate avere. Lo vediamo per favore. 50 lire di Carlo Alberto, 1836, qualità 35%, tiratura ridicola di questa moneta. Perché questa moneta fu tirata, gentili ospiti, fu coniata in soli 11.051 esemplari. 11.051 esemplari nel 1800 erano veramente il nulla. La moneta si presenta in una qualità abbondantemente superiore alla media, perché la media di qualità di queste monete, credetemi, è molto bassa. Monete che sono state trattate e maltrattate, e allora trovarle così integre nel contorno, così integre nel campo, con ovviamente l'aver vissuto in questo caso eh, presentandosi con un rovescio che è eh, qualcosa di favoloso il diritto ci riporta il volto giovane di Carlo Alberto e il rovescio è anche qui una prima volta lo scudo crociato che per la prima volta appunto appare sulla coniazione di Carlo Alberto a sostituire gli scudi inquartati di Carlo Felice allora quando io riesco a dirvi signori che un 50 lire di Carlo Felice 180 punti e la rarità di catalogo catalogo Bolaffi, per capirci un 40 lire di Carlo Felice a 58 punti di rarità, più, cioè, più alto il punteggio più è rara la moneta, tanto per semplificare per i non addetti ai lavori. 180 punti, guarda, guarda bravo Paolo che sei riuscito a beccarlo, si legge anche al contrario. 180 punti, stai lì, eh? faccio io, guarda qua, guarda qua, Carlo Felice, sali. 58 punti questo per darvi un'idea di rarità ma perché? perché 11.050 esemplari cognati, 11.051 poi chissà perché 51 bene signori qualità media 30% l'esemplare a condizioni Amadeus a 5.250 euro, il lotto 17 il lotto 17 il 31 di luglio 17 Alessandro 17, 7, 17, il lotto 17 allora allora, eh, eh, non l'abbiamo fatta apposta, eh, è con me oggi perché, eh, eh, quindi, no, ma dico proprio di assegnare il lotto 17 a questa moneta. Sì. Ma davvero, eh, e l'ultima trasmissione fatta insieme è stata dimostrazione oggettiva sulle emozioni di stocca Amadeus. State solo facendo molto bene, io di solito. Mi permetto di, tra virgolette, buonariamente di sgridarvi, no? perché dico non le state confermando, qui invece le state confermando tutti, tutte le stiamo esaurendo queste monete, a queste condizioni eh, è davvero un peccato, a queste condizioni diventa, diventa, diventa veramente un errore non confermato. Allora Allora, andiamo avanti, andiamo avanti allora di Amadeus abbiamo disponibilità ce l'hai in uh, visione rapida questi tre scudi eh, i tre scudi i tre scudi anche no, i tre scudi Alberto, Enrico dopo cinque anni insieme la differenza tra scudo e la lira eh, Amadeus, lo scudo è sempre una metà di 5 lire d'argento 35 mm 37-25 grammi abbiamo scudi Amadeus Vittorio Emanuele I, Carlo Felice, Vittorio Emanuele II. Abbiamo un'immagine veloce di, di quello che è già messo in, in nostro, nella nostra camera di, di, di favore. Vittorio Emanuele I, primo scudo di Sardegna, vi do la quotazione, poi su richiesta ci torniamo, così almeno Amadeus l'abbiamo ben visto. Abbiamo il 1818 con una richiesta di. Lotto 12, 30% 2.160 euro, il primo scudo di Sardegna. Dammi, dammi le altre, così le possiamo immediatamente ricordare. Carlo Felice, abbiamo visto le due monete d'oro, lo scudo d'argento al 35% a 630 euro e l'otto 13%. E infine lotto 14, Vittorio Emanuele II, padre della patria, 1851, ultimo re di Sardegna, primo re d'Italia, a 1415 euro per il lotto 14. Allora, su Amadeus, per gli affezionati, ho voluto proprio dedicare la prima mezz'ora di trasmissione. A questo punto eh, vi invito a coinvolgerci nelle vostre richieste. E torneremo eventualmente nel dettaglio di ogni singola moneta con preghiera che ogni giorno in più, che si avvicina al 31 di luglio, vi andremo a fare. Di non metterci nella condizione di disagio nel chiederci poi il primo di agosto o il primo di settembre. Ma avevo visto uno scudo di Carlo Felice a 630 euro, mamma mia, mani nei capelli. Avevo visto un 40 lire del 1831, ultimo anno a quel prezzo lì, avevo visto l'80 lire zecca di Genova, eh, A quel prezzo lì, poi non sia scortesia il sentirvi dire, gentile amico, gentile amica, disculpaci, abbiate pazienza, Ma e non, non vuol dire che quest'anno fino a 31? Queste no, sono le No, no, ma tutto è a esaurimento, tutto è esaurimento. Allora, Adesso invece vorrei parlare, eh, sempre rimanendo nel mondo, poi passiamo alle monete antiche, ma ho una sorpresa che è qui. E pregherei Paolo di inquadrarmi questo espositore. Ecco, vedete, quello che sta scorrendo nella, nel monitor piccolino, nella piccola finestrella, è proprio quella famosa carrellata a cui facevo riferimento all'inizio trasmissione. Se mentre scorre vi colpisce qualcosa come questo lotto di sei argenti del Vaticano, che ha una richiesta veramente molto molto interessante perché mi pare che siamo sui 200 euro, 245. Ho oh, questa bella coppia di denari d'argento delle imperatrici. Non fate che altro che chiamarci e dire vorrei approfondire. Ma attenzione, adesso qui pronti perché eh, penso che tutte e tre insieme mai qualcuna fosse inedita, una di queste monete, e alcune veramente da tantissimo tempo non le vedevamo. Inquadrammi pure questo espositore e andiamo poi a vederle una per uno, ma signori attenzione, perché questa immagine ovviamente non gli dà la giustizia che merita. Però Paolo, anche per curiosità mia, mi dai uno zoom su ognuna, perché una volta noi comunque un minimo, anche sulla, 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 sulla singola lavoravamo senza la nostra, il nostro softbox. Eh, allora, vai, comincia con la prima di sinistra. No. Benissimo. Allora signori, questa assolutamente inedita nelle nostre trasmissioni televisive, lo dico subito perché qui la velocità premia il giusto. Il giusto è colui il quale in maniera corretta si pone di fronte finalmente a un 20 franchi testa nuda di Napoleone Bonaparte l'an 13, l'an 13, come si dice 13 in francese? 13, vedi che l'ho detto correttamente. Adesso andremo a vedere nel nostro softbox. Abbiamo pensate il marengo di Napoleone, testa nuda, imperatore di Francia, coniato a Parigi circolante su suolo italiano. Sì, andiamo pure a metterlo. Signori, eh, la settimana scorsa abbiamo visto un, una moneta a, eh, con il Napoleone testa laureata, giusto Cristina? Molto più comune, ma io credo, anzi io dico, non dico credo, ma io dico assolutamente amici collezionisti di marenghi, amici collezionisti di grandi rarità, Ce l'abbiamo fatta, ve l'abbiamo portata. Andiamo a vederla nella sua meravigliosa immagine che ci regala la nostra telecamera macro. Perché, 1804-1805, Napoleone definito a testa nuda, proprio per non confonderlo con la moneta decisamente più comune, con la testa laureata. Eccolo qua, eccolo qua, il Napoleone, empereur de Francia. Con una moneta che si presenta per lo stato di conservazione di queste monete ricordiamo tanto per rifare un po' la storia: che tre anni prima, 1801, viene coniato il primo Marengo in assoluto, il Marengo di Marengo, l'Italie de Livré a Marengo. Egalité, eh, Liberté Eridania. Questo citava la prima moneta. Tre anni dopo, si sì, fammela girare per favore tre anni dopo, è a cavallo tra il 1804 e il 1805, perché ricordiamo che il calendario che era, si rifaceva al calendario eh, diciamo della rivoluzione francese partiva da, da fine febbraio, inizio marzo, no. Brumaio, esatto, e allora questa moneta che si presenta, guardate che meraviglia, sono particolarmente emozionato perché non l'avevo mai presentata questa moneta, perché abbiamo sempre detto la neuf, del Marengo di Marengo l'Andis perché il Marengo di Marengo è stato fatto nell'801 e nell'802 ma nell'804-805 l'Andres eccolo qua, non c'è scritto 1804-1805 ma l'Andres si rifà proprio a quel tredicesimo anno dal calendario repubblicano e allora République Française, eccolo qua 20 franchi, il galletto a ricordarci la coniazione parigina signori, una moneta di una rarità assoluta, è stata classificata per lo standard di monete, credetemi è una moneta tra le più belle che si possono eh, si, può, si è potuto vedere e riconoscere negli ultimi anni è un 40% la richiesta per una grande rarità che questa sera mettiamo a vostra disposizione ve la vado a indicare immediatamente perché la richiesta per il 20 franchi l'834 è di 3.000 70 euro e allora, adesso che credo e spero vi sia coscienza della rarità dell'importanza di questo Marengo, prego accomodatevi. 011 55 76 346. Se disturbate, che, utili, vabbè, che sono ancora le 9 e mezza, quindi probabilmente uno esce anche solo sul balcone, sul terrazzo. Se non vuole disturbare. Ma signori, questo è Napoleone, imperatore di Francia, testa nuda. Me la dai per favore perché la devo pizzicare per far vedere. Dieu protège la France, che c'è scritto sul contorno. Dio protegge la Francia. Questo è il 20 franchi testa nuda. E poi soprattutto Napoleone, caro Enrico, ti costringe ad avere l'ennesima... E qui siamo già, dobbiamo passare una bella cena di pesce così Enrico si spaventa e... Guarda eh, eh, va. qui, vieni, vieni Paolo. Riusciamo a avvicinarci ancora? Vuoi avvicinare con la telecamera? Non lo so perché effettivamente diventa difficile vederlo, ma aspetta, eh, vediamo se riesco a trovare. Eccolo qua in incluso, al contrario. Eccolo qua, vedete? Si vede, eccolo qua, la France, vedete? france protegge la Fran Dio protegge la Francia. Signori collezionisti di Marenghi, allora, questa è una moneta che, tra l'altro, ha una patina meravigliosa che ha più di 200 anni. Ed è un qualche cosa che non può mancare nelle migliori collezioni di Marenghi. Ma attenzione, perché al Marengo di Napoleone testa nuda andiamo ad affiancare stasera la seconda possibilità legata a Napoleone? Perché addirittura la possibilità di offrirvi il 40 franchi di Napoleone testa nuda, 1806. Ma questa volta con l'incrocio magico perché, se nel 4 e nel 5, a Torino, a Mondovì, a, in, diciamo nella parte di quella che era la parte no del nord che Napoleone governava, circolavano questi marenghi francesi, nel 1806 vengono coniate le monete a Torino, ispirandosi ovviamente alle monete francesi. E allora, ecco che abbiamo anche i 40 franchi. 40 franchi con le stesse caratteristiche, cioè la testa nuda di Napoleone, la leggenda Napoleone-Empereur. Sul diritto, Dieu protège la France, stellette in incluso, quindi sul contorno della moneta. E sul rovescio, poi andremo a vedere la, be la bellissima presenza del valore nominale 40 franchi. E adesso la vedremo. République française, a ricordarci parliamo di una moneta con l'indicazione ancora République française, così come sul 20 lire, sul 20 franchi chiedo scusa, ma soprattutto quel galletto francese sarà sostituito da un più amabile e nobile cuoricino piemontese a indicarci la zecca di Torino. 40 franchi di Napoleone, 1806, 35% di qualità, 2.000. 450 euro per il lotto numero 35. Me li metti vicini poi? 20 e 40 franchi, ma che coppia! Che coppia! L'ha sbagliati tutti Napoleone, eh Enrico. Per te è Napo e Leone! Napo e Leone! Eppure abbiamo mandato la scaletta prima ancora del solito, pur non avendo eh, la nostra. Eh, vabbè, li, abbiamo trattati, li abbiamo viziati troppo bene. Napoleone, ampero, signori a 2,450 e a 3.070 il 20 lire. Il 20 lire. Dai, dammi la terza moneta, poi le guardiamo, poi le vediamo tutte e tre insieme queste nella culla. Allora, Napoleone lo abbiamo visto come empereur di Francia, come già, già incoronato Re d'Italia quando vengono coniate queste monete, immaginate che incastri. Ma un Napoleone che come voi sapete poi avrà una parabola discendente che lo porterà a un esilio. Importante a Elba, poi una, una sconfitta quando lui rientra a Waterloo e poi una sconfitta anche sul piano personale perché la sua gentile consorte Maria, Luigia, Maria Luisa, ai tempi arciduchessa d'Austria, non seguiva il marito. Lui l'aspettava all'Elba, ma lui lei non si presentò in buona sostanza e anzi ehm, prese la palla al balzo per rientrare in Austria e poi. Uh, vedersi affidare dal congresso di Vienna il ducato di Parma, Piacenza e Guastalla. Allora ditemi se non è vero, ditemi il contraddittorio. Sapete il contraddittorio che cos'è? È che io vi do una indicazione, ditemi se non è vero, ma ditemi se non è vero. Se non è vero, mi chiamate e dite guardate che l'hai portata di recente, guardate che me lo ricordo giorno XYZ. Allora, Maria Luigia d'Austria, avete visto, confermato, acquistato i marenghi di Maria Luigia d'Austria, ma il bellissimo 40 lire di Maria Luigia come duchessa di Parma Piacenza e Guastalla. Veramente tantissimo tempo che non riuscivamo a presentarvelo e a presentarvelo così bello. Andiamo a vederlo a godere di questa immagine in una giornata in cui si parla di. Auguste imperatrici, questa è la figura di una bellissima Maria Luigia d'Austria, principessa, imperatrice, arciduchessa d'Austria sul diritto. Eh? Le mantiene quel titolo, cambierà il nome da Luisa in Luigia, proprio in onore del, del popolo che l'accoglie, questo popolo italiano. La coppa è il melograno a ricordare le cognazioni, proprio legate anche e soprattutto alle cognazioni napoleoniche. 1815 l'anno di coniazione, unico anno, anno del congresso di Vienna, anno che proprio assegnò a Maria Luigia il trono di questo ducato di Parma, Piacenza e Guastalla. E questo lo andiamo a interpretare molto bene leggendo il rovescio, nel quale si va a individuare proprio tutti i titoli nobiliari che sul diritto ci riportano una bellissima Maria Luigia con questa conciatura incredibile e poi 40 lire per la grazia di Dio duchessa di Parma, Piacenza e Guastalla con lo stemma proprio che va a identificarne la casata le origini e lo status quo di Maria Luigia signore 1750 il 40 lire il lotto numero 36 il 40 lire è una moneta a 12,9 grammi d'oro 26 mm di diametro più di 2 cm e mezzo di oro 900, ehm, perché scegliere queste monete? Beh, sicuramente in un contesto di un percorso che state facendo ma di collezione, la collezione dei doppi Marenghi, una collezione meravigliosa da affiancare a quella dei Marenghi o perché no da rendere come unica collezione. Avere sicuramente la presenza delle eh, figure femminili sulle monete nell'Ottocento, nel Novecento, è cosa, è, cosa, è cosa assai rara. Dobbiamo andare in Olanda a cercare Guglielmina per trovare una figura femminile. E nell'ottocento non ce n'erano casate così rappresentate in maniera assoluta, non da consorti, ma proprio da uh, reali assolute come quella di Parma Piacenza e Guastala. Gli amici di Parma Piacenza e Guastale è un dovere quasi naturale e morale possedere una moneta che si rifà la propria storia, ma il 40, franchi di Maria, di 40 lire di Maria Luigia, il 40 franchi di Napoleone, il 20 lire di Napoleone, testa nuda, ecco qui comincia quella parte della serata in cui mi dà da, eh, da pensare sul fatto che ci state seguendo meno, perché eh, avete fatto praticamente, c'è stato un movimento, di, non una sommossa popolare ma quasi, www.chiocciolabolaffi.it ci avete sommerso di messaggi ma, ma i marenghi? i marenghi? Eh, i marenghi signori bisogna andare all'Antrese per fare i marenghi non li facciamo nell'anno 2017 quindi eh, noi siamo sempre attenti e alla ricerca ma cerchiamo la qualità cerchiamo la rarità e allora un marengo con 40 franchi o un, scusate un 20 franchi di Napoleone testa nuda Altro che se bisogna confermare, fatevele portare a casa. La conferma non vi impegna su nulla, vi mette in prima fila, in pole position. Sapete quanti di voi hanno un Marengo con la testa nuda di Napoleone all'antres? Penso che conosca io due o tre. Quindi manca a tutti, manca veramente a tutti. E poi cosa succede? Succede che magari, se all'ascolto una sera lo vedi e lo confermi. Poi decidi se acquistarlo quando, sei, quando è a casa, quando è nel nostro negozio e ce l'hai. Il pagamento, Lorenzo, ma adesso non è proprio un momento di comprare nulla perché dobbiamo andare in ferie, in vacanza. Ecco, eh, sono d'accordissimo, ma comprare significa eh, comprare e eh, pagare significa che eh, quando tu vai in un negozio con un paio di scarpe, lo compri e lo paghi, no? Ci mancherebbe che poi ti possono fare o meno. Un prezzo di vantaggio, ma lo compri e lo paghi. Qui stai soltanto confermando in visione gratuita, te lo portiamo a casa. Vieni a Milano, a Roma, a Torino, a Verona, dove vuoi, lo vedi e magari lo vedi già a settembre. Così non ti fai neanche eh, venire la, il dubbio di dire: Ma quasi quasi, se poi rischio che se lo vedo, poi vabbè, mi viene voglia di pagarlo. No, bloccalo con l'impegno di vederlo il 5 di settembre. E a quel punto lì, poi lì deciderai se acquistarlo e magari comincerai a pagarlo a rate 300 euro al mese, meno, un'unica soluzione a gennaio dell'anno prossimo, quelli poi diventano dettagli veramente di carattere tecnico. Allora, io però il mio l'ho fatto e mi sembrava corretto che lo condividessimo proprio in questa prima parte della trasmissione perché vi ho portato veramente degli inediti, ho ancora tante cose da vedere, quindi non voglio, um, io l'ho detto soprattutto legato allo stock Amadeus, lo dicevo. Forse la settimana scorsa, se io devo mettermi a convincervi sullo stock Amadeus, signori, ho sbagliato mestiere. Perché lo stock Amadeus, quando io porto un 50 lire di Carlo Alberto, un 40 lire di Carlo Felice, un 80 lire di Carlo Felice, con zecche particolari, con qualità superiori, con annate uniche, straordinarie, mi devo mettere a convincervi. Non lo vendiamo, lo teniamo lì, lo tireremo, lo tireremo fuori fra qualche anno e magari a prezzi che, ovviamente, non potranno più essere. Quelli che avete visto. Mm? Abbiamo anche un marengo di Pionono, l'avete intravisto. Se interessa, marengo di Pionono. Dai, Marengo di Pio IX, così chiudiamo con i marenghi. L'unico marengo dello Stato Pontificio abbiamo il marengo del 1870. A proposito di date curiose, vediamo un po' questo marengo che cosa ci racconta. Questo è il catalogo dei marenghi. È chiamato anche per i cataloghi, ma sai, Lorenzo vorrei. Cominciare a saperne qualcosa in più, a incuriosirmi, prima di... perché non mi mandi prima un catalogo? Basta chiamare, ve lo spediamo a casa senza eh, nessun tipo di impegno. Vedete, a proposito di... guarda, me lo metti nella culla per favore? A proposito di provocazioni, eh, il Marengo di Pionono che vi presento stasera ha una data impressa, coniata, sul suo bel campo di rovescio. Quella data corrisponde, vieni qua Alberto e Paolo, al 1870. Il 1870 è l'ultimo anno di coniazione di questa moneta. Ultimo anno di coniazione. Quindi andiamo a vederlo il Marengo di Pio IX con il Cadò, perché non lo pagate un centesimo in più di un anno, andate a vedere cosa è successo nel 1870, eh Alessandro? I bersaglieri, con le eh, biciclette, biciclette. Eh. mica c'è qualcosa che ha a che fare con Porta sì. eh, la storia raccontata dalle monete, e allora Marengo di Pionono, 1870, ve lo facciamo pagare di più? No, dovremmo sì, Me lo fate vedere per favore. Guarda che bello, Pio IX, pontefice massimo, nell'anno venticinquesimo di pontificato, così come recita la leggenda latina, con un'immagine assolutamente ricca, paludata, come si direbbe per un imperatore, del, del Pio IX, ma quello che voglio regalare in visione al nostro pubblico, Paolo, è proprio quel meraviglioso rovescio. Che mi racconta 1870. Beh eh, volete sapere la tentazione quanto costa? 980 euro. Lotto numero 37 980 euro. L'otto numero 37 1870 la coniazione. Lorenzo ha già preso il 1868 il primo anno. Bravo, fai una coppia, fai la coppia, metti via, approfitta. Approfitta luglio è un mese strano perché si ha la sensazione che ci sia un rallentamento, poi però ti rendi conto che a volte ti passano quelle monete che l'accorto e attento mercante dovrebbe mettere in, ca in cassaforte e riproporre poi nella stagione autunnale. Mi dai il rovescio, dai! Nella stagione autunnale, invece Bolaffi, come da tradizione, quando la moneta entra nelle proprie disponibilità la mette nella condizione di scelta del proprio pubblico. L'837-980 euro la richiesta per questo capolavoro assoluto in un anno speciale, eh? in un anno veramente speciale. Avete soltanto di che scegliere. Meno di 1000 euro, un marengo d'oro, 6,45 g, storicizzato, dello Stato pontificio, che tra l'altro è l'unico esistente. Allora, capite la differenza? Io, perché la nostra è anche una mission formativa. Perché un Napoleone testa nuda costa 3000 euro e questo costa 980? Signori, la numismatica uguale, numeri, numeri, non si inventa niente. Se i numeri tendono al basso... Questo significa che la moneta nasce rara all'origine e quindi ce ne sono di meno e quindi ne arrivano meno ai giorni nostri. Se la moneta nasce in un numero superiore, chiaramente, e questo lo andiamo a vedere sui cataloghi, lo andiamo sempre a vedere sui cataloghi. Per cui, vedete, la moneta di Pio IX coniata in ve lo dico 264.000 esemplari. Il Marengo, tanto per fare un esempio, di eh, Carlo Felice 609.000 esemplari, il Marengo di Carlo Alberto 1.900.000 esemplari. Questo è questo è Questo è la numismatica, numeri certi. Non sensazioni, momenti storici, ma vengo di Napoleone testa nuda, io non voglio insistere su Napoleone testa nuda, però io ho, una moneta. io ho una moneta che non ho mai portato, non ho mai avuto la possibilità di farvi vedere. Ecco, ho una moneta di questo livello e mi permetto di insistere perché entri proprio in quel mondo in cui i numeri danno ragione a questa moneta a eh? chi la saprà scegliere a eh? chi la saprà scegliere allora io aspetto vostri cenni a tal proposito e nel frattempo proseguo nella mia bella e ricca trasmissione complimenti per la conferma del pio nono che ovviamente Grazie signor Francesco, buona serata, ben trovato e come sempre sì, l'abbiamo lì, quindi la possiamo poi andare a togliere. Ecco allora, l'altra moneta che magari eh, è, ha un impegno un pochettino meno vigoroso, sapete qual è? Perché uno dice, vabbè Lorenzo, ma dov'è? Mi dai la 40, il 40 di Maria Luigia? Eccolo qua. Io volevo ancora testare un istante tenendolo tra le mani con questo 40 lire di, di Maria Luigia, perché a 1750 un doppio marengo, guardate che meraviglia. Signore, quello che voglio farvi comprendere meglio se posso è che la Bolaffi ha una esasperazione per la grande qualità. Sì, è un'esasperazione. E quindi eh, riuscire a portarvi in monete di questo livello, guardate che, che luce, guardate che pulizia, Sul, guardate, guardate il contorno. Eh? Avete visto cosa c'è scritto? Dai vediamo, dai, vediamo chi chiama e mi dice cosa c'è scritto. No, ve lo dico io. Dirigi me domini. Dirigi me domini. Bellissimo. Guidami. Maria Luigia Arciduche Guardate le mie dita che si specchiano nella moneta. Le vedete? Lo vedete il riflesso di una moneta pazzesca, È enorme per bellezza con un contorno intonso, una moneta coniata solo un anno, solo nel 1815. E noi stiamo facendo uno sforzo enorme per darvi questo esemplare che meritava migliore attenzione peritale, se vogliamo, nell'aumentarne valore e prezzo, ancora a 1750, certificata garantita autentica. Io, ecco, questa moneta, così come per il Pionono, mi sento davvero di straconsigliarvela. 175 euro al mese, eh, regalatela alla vostra Maria o Luigia che avete a casa. Eh. Guarda che meraviglia, guarda come profondo il conio di incuso. Ma andiamo avanti perché altrimenti stasera non riesco a presentarvi tutto e ho tante cose ancora da farvi vedere. Seguite i consigli che vi diamo. Allora, guarda, guarda voglio fare una piccola ma importante parentesi. Allora, lo dicevo a inizio trasmissione, la, la, vedete c'è la filatelia, c'è la numismatica, eh, c'è l'amore per la storia e c'è un punto di unione tra la filatelia e la numismatica che in Bolaffi si definisce, e credo correttamente filografia, la filografia che cos'è? La filografia è la scrittura, e la collezione della scrittura e allora se è vero che ormai eh, la moneta va quasi sparendo, no? perché ormai in tasca abbiamo tutti carte di pagamento prepagate mh, di debito, di credito eh, le monete, è oggi ufficiale il fatto che non verranno più coniati i centesimini, i cosiddetti ramini costava di più farli di quanto valessero come nominale e cosa passeranno? 5, 10, 20 anni io credo che la, la, la le monete come le conosciamo oggi come spariranno. Il francobollo, ancora di più: ormai il francobollo, se fermi, vai, fai un vai in una scuola elementare e chiedi che cos'è un francobollo, neanche lo sanno perché ormai posta elettronica, eh, messaggi istantanei, non si usa più il francobollo. E se non si usa il francobollo più, sapete perché? Perché non si scrive più. E se non si scrive più, e quindi non si spedisce la lettera, non c'è bisogno del francobollo. Allora, la scrittura diventa e sarà sempre di più oggetto di grande collezionismo. Quando quella scrittura si porta indietro nel tempo, eh, l'uomo ha sempre avuto il bisogno di comunicare per iscritto, dai tempi più antichi, dalle, dai disegni rupestri, dalle prime tavolette babilonesi, no? 3000 a.C. con i caratteri cuneiformi. C'è sempre stato il desiderio, la necessità di comunicare. E allora la scrittura nel tempo si è sviluppata, ma fino a quasi un, almeno un secolo fa a scrivere e a leggere erano in pochi, in pochissimi. E allora era patrimonio di pochi. E quel patrimonio di pochi, quella capacità di scrittura di pochi, di chi era? Di eh, prelati, di mercanti e di grandi e importanti diciamo, pubblici ufficiali uno su tutti chi era il pubblico ufficiale per eccellenza? Lui è ancora oggi, il notaio. E allora signori con piacere si colleziona la scrittura e quello che stasera abbiamo qui, ben aperto, perché eh, non bisogna aver timore di eh, avere tra le mani una, un documento che lascia veramente stupiti. Me lo vai a inquadrare con tutta l'immagine che riesci? Mamma mia, signori, pensate che quello che state ammirando, e adesso poi lo solleverò perché è talmente grande che non si riesce a inquadrare completamente, è una pergamena, quindi una, non è carta, è pergamena. Sapete che cos'è la pergamena? È, è animale, pelle animale, così come si usava nel 1515 quando è stato redatto. Da un, notaio, da un notaio, il notaio pubblico imperiale tal Raimondo de Maresi, che nel suo ufficio in Piemonte, probabilmente a Torino, redige un atto ufficiale che ufficializza proprio la donazione fatta fide gratis et sponse sua della somma di 500 denari d'oro da parte della nobile Anna Mollario. Moglie di Guglielmo De Damiani in favore di Pietro Bolia affinché questo pensate non incorra di nella perdita di libertà per un debito non ancora insoluto. Signori, questa la devo tenere così, questa redatta minuziosamente con Pelnino, Calamaio e inchiostro e con un elemento che la rende straordinaria. Un ornato calligrafico incredibile. Guardate che cos'è, che è il simbolo del notaio, ma non è un timbro impresso, signori, è disegnato con la penna. Allora, scusami, Alberto, eh, Paolo, abbi pazienza, fino alla fine ti chiamerò col tuo giusto nome. Se mi vuoi chiamare Gio Giacomo, va bene, un po'. io la tengo così in mano. 1515 9 luglio, una pergamena. Guardate gli ornati calligrafici. No, no, no. Il Domine Domini, secolo XVI: un documento di una rarità assoluta. Un documento autentico, garantito e certificato da Bolaffi che. In questo caso voi vedete aperto, spiegato, è una pergamena, non abbiate timore di averla tra le mani e poi ripiegata andrà poi a mostrare... Guarda qui sul rovescio. Maria Luigia da Grazie per la conferma Maria Luigia, complimenti. Guarda qui Anna Moliaro, moglie di Guglielmo De Damiani. 500 scudi d'oro a Pietro, mamma mia, mamma mia, per certi beni non insoluti, c'è cioè praticamente una donazione di 500 denari d'oro, del 1500, a questo eh, benemerito che possa pagare il suo debito. Allora signori, se non vi viene l'emozione di avere eh, tra le mani in casa vostra, perché no, inquadrato in una bella cornice, magari in plexiglass per vedere neanche il rovescio, ma soprattutto un documento che rimane testimone oculare di un periodo storico importante. Certificato perché anche questi documenti hanno un certificato, è un certificato un po' particolare, nuovo rispetto a quelli che siete abituati a vedere. Perché ne va ad analizzare proprio il contesto storico, il luogo, il registro cioè quindi le indicazioni proprio di quello che racconta, analizza il tipo di scrittura: vedete, un tipo di scrittura che era, si affermava nel XV secolo, il, il contesto storico e cronologico: cosa succedeva nel 1515. La firma autografa di Alberto Bolaffi, nostro presidente, a garantirne l'autenticità, la sezione. Allora qualcuno stava pensando, mamma mia, ma che richiesta ci sarà? Guardate il certificato fotografico, che richiesta ci sarà? Signori, 1250 euro per il lotto 45? E eh? allora se c'è un notaio all'ascolto, un notaro, come si diceva ai tempi, Immediatamente una acquisizione di questo tipo, ma chiunque ama avere in casa oggetti che la storia la ricordano, che, oggetti che la testimoniano, oggetti che ti fanno pensare a che cos'è il patrimonio culturale e storico del nostro bel paese, non manchino di confermare una meraviglia davvero assoluta, qual è una pergamena, pergamena. Non siamo neanche nel periodo della carta, siamo ancora nel periodo pergamenaceo e infatti la, ehm, il certificato lo va proprio a identificare nel periodo membranaceo addirittura, perché abbiamo proprio delle membrane. Allora, io cosa vi posso dire? Lodiamo il lotto, il lotto 45. Ah no, dite, ecco, Ditemi, ecco, io vi chiedo anche su questo, siccome voi siete fedeli telespettatori, io di questo, qui con Alessandro, Cristina, tutto lo staff, vi ringraziamo, ci dite se questo capitolo vi affascina? Spendono per un normale pittore del Novecento, una litografia del sì, li, Novecento, ma sì, una litografia del Novecento, questo è unico, è un atto unico. Veramente bello, guardate, ehm, dice, ma io devo entrare nel merito. Ma tanto di più questi oggetti bisogna confermarli per vederli dal vivo, per apprezzarne il fascino, no? l'eleganza, il profumo, l'odore di un oggetto che ha 500 anni. Ma io davvero, mi, mi sai ancora un primo piano di questo ornato calligrafico. Questo si chiama ornato calligrafico, ma immaginate il notaio. Si vede ancora la trama delle pelle, perché è una pelle animale. Il notaro andava proprio a intingere il pennino e a disegnare quello che era il suo stile, perché non esistevano i timbri, non esistevano gli, eh, le stampe. Vedete questa firma qui sotto invece? Ecco Eva, perché è quella di Alberto Bolaffi, il nostro presidente, che è andato a Matita a eh, confermare, prenderne chiaramente l'importante responsabilità di autenticità. Bellissimo. Guardate, io ho, ho detto un notaio perché forse su tutti, però regalarlo per esempio, a una, un professionista, a un avvocato, ma che figura! Ma, ma davvero è un regalo, io sono convinto adesso non è perché il regalo diventa, come si dice, l'ultima spiaggia per convincere, per carità non c'è bisogno di convincere nessuno su oggetti di questo tipo. Ma eh, io penso proprio a che cosa avviene quando voi andate a regalare eh, un oggetto di questo tipo e chi lo... Va a... incantato, magari già glielo incorniciate e lo portate così in una possibilità. Ma attenzione, questa è una collezione perché noi poi lo conserviamo, ve lo faccio proprio vedere così com'è: in una pagina d'album. Perché c'è un percorso di collezione che è proprio la collezione della parola scritta attraverso i secoli. Allora Alessandro mi fai un favore, dai voglio fare un regalo, perché tu sei, ultimamente tu fai tanti doni e invece mi dai l'elogio alla parola scritta? Sì. Eh? Mi dai l'elogio alla parola scritta? Eh lo so, l'elogio alla parola scritta, guarda, però perché è un argomento nuovo, però perché... Guarda, guarda che cosa vi regalo. Allora, con la conferma di questo meraviglioso documento, in omaggio, eh, Giulio Bolaffi, editore Alemandi, che è un editore ovviamente... Importanti chi conosce i libri d'arte, chi conosce i libri eh, di un certo livello, conosce vedete, Umberto Alemandi in collaborazione con Giulio Braffi cosa ha voluto creare? Proprio l'elogio alla parola scritta. Allora, io mi voglio soffermare sulla copertina perché vabbè, chiude, secondo me, quello che dicevo poc'anzi, perché la parola scritta è il punto di congiungimento tra la filateria, la scrittura e la numismatica, le monete. Allora, vedete questo mercante che ha in mano una lettera è un portamonete, vedete, e quindi scambi commerciali, e quindi vedete timbri a secco, pennini e calamaio. E all'interno di questo meraviglioso libro si racconta proprio quella storia, vedete, che inizia proprio dai primordi, da quella volontà di, di eh, andare a eh, segnare l'argilla per comunicare con, col mondo. E poi con le qua, le, eccole qua, la parte pergamena. E poi la parte pergamena. Guarda, 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 guarda che meraviglia. Guarda che meraviglia. Guarda che meraviglia. Guarda che meraviglia. E poi, e poi eccole qua, le mercantili. Grazie, grazie, signor Giovanni. Complimenti. Grazie perché è un bellissima, una bellissima conferma. Da, da chi, guarda, è talmente una bella conferma? Guarda Alessandro, ti chiedo cortesemente, con delicatezza, di, eh, e di, darmi, e di darmi, perché eh, è una collezione molto difficile da eh, avere... in come, Eccolo qua Alessandro. Benvenuto Alessandro. Allora Prendi con cura quella, la mettiamo da parte per il signor Giovanni. Mi lasci poi un espositore, per favore. perché? Perché ho ancora due documenti da mostrare. Eh, due documenti che, altrettanto importanti e ricchi, eh, mi danno a dare un'idea di questa collezione. Perché, vedete, questa è una collezione, lasciatemi usare il termine, atipica. Che cos'è una collezione atipica? È una collezione che, a differenza di collezioni, bisogna dirlo, di tipo filatelico-numismatico, dove se uno prende un, un, diciamo, un periodo, magari lo va a sviluppare, dice, cioè non mi piacciono le monete romane, mi piace il primo secolo, mi piace il Regno d'Italia e quant'altro. Qui ci si va a gustare il singolo documento, la storia. Allora, è troppo lontano, andiamo vicino un po', no? Va bene? Allora, io vorrei mostrare un'altra lettera. Qui c'è la, la carta, ma la carta è una carta che ci porta, signori, a dei, ai grandi tragitti marittimi. Qui siamo nella parola scritta che ci porta addirittura indietro al 1484. Siamo il, con una corrispondenza, con una lettera, pensate, scritta e inviata il 27 ottobre del 1484, partita, attenzione, se non vi viene la pelle doca come è venuta a me, da Aleppo in Siria. Se c'è un luogo tristemente alle cronache oggi in questo eh, secolo veramente complicato è la Siria e Aleppo. Pensate a Aleppo, invece una città che è stata una città ricca di mercanti, di grandi stoffe, di meraviglie che arrivavano dall'Oriente e allora un mercante, un mercante veneziano che da Aleppo in Siria che si chiamava Alvise Mauro Mauroceno scrive a Maurino Mauroceno e scrive al fratello con, e lo informa degli affari che sta compiendo proprio in Aleppo, insieme ai suoi compagni e quindi alle stoffe preziose che sta eh, proprio acquistando e commerciando. Allora questa lettera, signori, allora io qui vorrei, allora vedete, questo è il documento aperto. Adesso per comodità di presentazione non lo sto a scartare come si suol dire ad aprire, ma lo vedete in una riproduzione fotografica poi aperto perché raggiunge delle belle dimensioni. Però anche su richiesta magari al telefono lo facciamo. Eh. Ma vorrei, sì, vorrei mostrare eh, l'importanza di questo eh, documento che è il suo certificato. Perché? Allora guardate la data di partenza. 27 ottobre 1484 Aleppo, Siria. Ma la cosa che mi fa veramente fa riflettere è che il luogo d'arrivo è Venezia e giunge via mare il 13 gennaio del 1485. Ha impiegato tre mesi, novembre, dicembre, sì, due mesi e mezzo ad arrivare a Venezia. Pensate che avventura questa lettera ha compiuto. Ha compiuto nel suo essere un mezzo di comunicazione e nel trasformarsi poi oggi un elemento che ne racconta proprio una vicenda. La grande eh, difficoltà di questi viaggi rende raro il documento e lo fa diventare, tra l'altro, in una qualità, perché anche per questi documenti c'è il sistema di ehm, catalogazione, che è sempre lo stesso, quindi con i punteggi, con le qualità. Pensate, Aleppo Venezia 50% l'844, 2268 euro di richiesta. 2268 euro di richiesta per una moneta che è partita da Aleppo. Prendete una cartina geografica, andate a vedere dove è la Siria e andate a vedere dove è Venezia e immaginatevi, nel 1484 mi sembra Alessandro che non ci fosse una bacca a motore, no? No, c'era no. qualcuno che andava in persona a dire Mi, non semmo non semmo non mi sembra che c'era qualcuno che, che dall'altra parte che andava a a cercare con le caravelle fortuna, ma vi rendete, conto del grande, vi rendete conto del grande documento che avete a disposizione? E allora, a chi ha già scelto quel bel eh, certificato, scusate, quell'atto notarile perché no, ma a chi l'ha perso e vuole una testimonianza così ricca di quello che è il mondo che fu, testimoniato anche attraverso, guardate come sono, è la cosa, vedete, incredibile di queste lettere che si hanno. Una, una scrittura leggibilissima, per essere nel 1484, i grandi viaggi, i grandi mercanti. E allora questa ci porta da Aleppo in Siria, ma vi voglio mostrare ancora un'ulteriore possibilità, non ne ho tante altre, ho soltanto queste tre, perché qui, qui attenzione signori. Parliamo di oggetti veramente difficili da reperire, in stato di conservazione che a noi piace, perché anche lì, ancorché è carta o pergamena, ma se strappata, se mancante, può essere vissuta, perché 600 anni, 700 anni sono tanto, ma non deve essere rovinata. E allora guardate questo ulteriore grande regalo che vi faccio, perché abbiamo una comunicazione, una lettera, 1463. Il 13 luglio, la partenza di questa lettera, pensate, ci porta dalla parte opposta perché, se parliamo di grandi mercanti, signori, se parliamo di naviganti, abbiamo parlato dei veneziani e vogliamo dimenticarci gli spagnoli, vogliamo pensare a dove, a dove, ai portoghesi, e allora, signori, Benedetto Zioni, spettabile egregio a sapienti vivo, domino Benedetto Zioni in Venezie. Un patrio onorandissimo, pensate, questo è il destinatario. E in alto, scusa, stai ancora un attimo Alberto, Paolo, ti la fare. Barcellona, lo vedete, scritta con un'altra mano da chi? Da chi l'ha recapitata questa busta, questa lettera? È una lettera cartacea a fili granata, comunicazioni private tra familiari, parte da Barcellona e raggiunge Venezia nel 1463. Il 13 luglio, partenza, bellissimo. Si danno raccomandazioni proprio per il padre di questo mittente gravemente ammalato. Ma vedete il contenuto di queste. Eh, nel frattempo è apparsa una, una moneta, ma ha un senso. Nel contenuto di queste eh, missive, a volte. Può essere più interessante o meno, ma il concetto qui non è il contenuto. Ripeto, ancorché magari in alcuni casi, come l'atto notarile, molto affascinante, come quello in cui si parla appunto di, di commerci, ma è proprio la storia, l'avventura che hanno vissuto. E se le monete hanno vissuto l'avventura eh, grate di essere in oro, in argento, in un metallo nobile, una lettera del 1463 e questa viene presentata a. 2900 euro qualità 65%, guardate la data 1463 sì, si vede benissimo. Questo è il lotto numero 43, 2.965% la qualità. Un tragitto sia per quanto riguarda l'Aleppo Venezia che per quanto riguarda Barcellona-Venezia che eh, io lo, lo grido qui i veneziani. Mi stupiscono perché qui c'è proprio la, la loro storia, la storia delle grandi repubbliche marinare. E poi è apparsa, guarda caso, e non, non per caso, uno zecchino veneziano. Perché che cosa avevano in tasca questi mercanti nell'epoca in cui queste lettere circolavano nel Mediterraneo e andavano da Barcellona a Venezia? Fatevi il giro, fate, guardate da Barcellona a Venezia. Ah, sicuramente sicuramente Barcellona-Venezia è una tratta molto rara, più rara rispetto a quella che arriva dalla Grecia. Quindi la Siria non ne parliamo. Barcellona e guardate, diametralmente opposte, so, verso ovest, verso contro vento. Controvento. Signori, meravigliose, gli zecchini veneziani erano in tasca i mercanti veneziani. E allora abbiamo. Mamma mia, uno zecchino veneziano! Ma davvero? Questo è uno zecchino di, il 25. Il 25, uno zecchino di Paolo Agniere Doge di Venezia, qualche anno successivo, ma gli zecchini sappiamo essere sicuramente monete che poi hanno continuato a circolare. Quindi probabilmente nelle tasche di Alvise che scriveva la, la lettera di prima o di questo mittente così eh, lontano: 945 euro per uno zecchino veneziano, il 825, San Marco che consegna le chiavi della, di, della Serenissima al Doge, in questo caso, vedete, Paul Reiner, quindi Reiner, il Doge che era appunto, per dieci anni fu Doge, dal 779 al 789. Sì, per gli amici veneziani, ma non dimentichiamo, fino a Brescia e a tutta la zona della Brescia, Mantova, tu, tutto, sì, sì, uno quando parla di Serenissima, attenzione, Venezia era... Il cuore pulsante, la capitale, passatemi un termine moderno, ma fino a Brescia, fino a Mantova, era, oh, era veramente la grande storia. Quindi eh, non, giustamente ci piace immaginare sempre un'affezione, eh, come si dice, legata al territorio, ma qui parliamo di monete che ovviamente sono collezionate e collezionabili in tutto il mondo. E quindi lo, gli zecchini veneziani li conoscono in tutto il mondo, perché quando vai in Siria, in momenti non sospetti, più tranquilli, ecco che uno zecchino è rimasto lì. Quando vai in Oriente, gli zecchini sono rimasti lì, a 9.45, regalatevi, guardate che bello. L'avete visto le nostre trasmissioni come stanno sempre più diventando momenti per cercare di entrare nel cuore. Ma non di un percorso così segnato, tu, il vecchio collezionismo, ma proprio anche così eh, emotivo, quasi impulsivo è vero, ma l'impulso stasera non vi deve spaventare. Prendete coscienza, queste le, erano tre i documenti, l'atto notarile, confermato, queste due, perché no da affiancare una, tutte e due, vederle non costa nulla. È un mondo da scoprire di grandissimo fascino e anche per queste due monete, scusate, per questi due eh, documenti, ovviamente l'elogio alla parola scritta, dove proprio si racconta di questa storia dei mercanti, i simboli mercantili. Guardate le prime pergamene, guardate la, la scrittura, sapete che cos'è questa? Questa è una tavoletta romana sulla quale i romani spalmavano della cera, e con questo, che è uno stilo che non somiglia mica tanto a una penna, no, attuale, andavano a incidere e a la, il messaggio, e poi con questo lo cancellavano, la scrittura è proprio nell'uomo, e poi ecco qua le pergamene, le dogali, è una collezione di fascino, e ripeto, è una collezione che uno, per esempio io, Qualche collezionista che ho seguito con piacere in questo, sapete cos'è il bello? Fai una collezione per secolo, fai una collezione per, per i grandi tragitti, i grandi personaggi, le lettere di Censo, perché no, ci sono varie sfumature, ognuno decide la sua, anche una soltanto diventa un bel percorso. Eh, noi siamo a vostra disposizione, soprattutto in questo ambito che è decisamente nuovo, per raccontarvelo anche. per... Eh, Spiegarvelo, passatemi il termine perché ovviamente anche in televisione diventa un po' difficile l'interazione con questi oggetti che spesso sono anche grandi sono, non sono delicati perché poi è carta che ha 600-500 anni, 500 anni. Immaginatevi un po' se è delicato. Allora, dai, cosa facciamo? Andiamo avanti, andiamo avanti perché adesso dobbiamo parlare. Giuseppe Saverio, grazie, appassionatissimo. Eh, signor Giuseppe Saverio è un nostro caro amico sì, e, quindi, e quindi ci scrive e ci segue. Ecco. Proprio uno come lei che ha saputo cogliere tanti tanti spunti, beh, stasera quel Marengo. Cioè me lo fa sapere solo, al di là poi di tutto, quel Marengo di Napoleone da affiancare a quello con la testa laureata, quello a testa nuda. Eh, lo so, ma lo appena. Vale il discorso che abbiamo fatto: bloccare significa, non significa comprare, ma significa essere i primi, perché quel Napoleone lì da accoppiare al Napoleone testa laureata, questo è raro, questa è raro paura, eh? scusatemi il termine un po' giovanile, come direbbero eh, i ragazzini, ma è proprio una moneta di una grande rarità, testa, testa nuda, deca di Parigi, veramente pazzesca. Allora, io però vorrei proseguire, perché è una serata non ricca, straricca, eh, su questi documenti, ehm, eh, mi piacerebbe guarda, andrei avanti tutta la sera a parlare di questi, di questi documenti. Ad, ecco, se guardate, non è. Non è L'ho fatto anche la, la settimana scorsa con altri due. Che ecco, la settimana scorsa chi ci ha seguito avevo altri due documenti. Non li avete, avete chiamato? Succede sempre, sempre quello. Il eh, giorno dopo, anzi il lunedì, sono avete chiamate da. Eh, ma ho visto una cosa nuova. posso... Confermate immediatamente, quindi eh, siate curiosi su questo. 22-22, del 22, 17-7-2017. Quindi è tutta una cabra di numeri. Per cui io adesso faccio veramente un salto nella trasmissione e ci portiamo a un livello di rarità. Cioè, dicono: come mai ancora Roma l'impero romano è stato? Eh, sì. Guarda, io inizio dall'apice stasera perché eh, bisogna dare il tempo giusto. È sbagliato anche presentare monete di questo tipo a mezzanotte-meno 5 quando poi si corre. Allora mh, la premessa ve l'ha fatta Alessandro nel pomeriggio e io e eh, lui ci siamo stupiti sulla mancanza di eh, attenzione su quell'audio di Tito che dovresti avere an ancora un attimo in ehm, dovresti avere dovresti avere quell'audio Tiberio, di Tito chiedo scusa. Perché? Perché succede una cosa assai curiosa. L'aureo di Tito, me lo dai un'immagine di quest'aureo di Tito? L'aureo di Tito, qualcuno ospiti cari, è un aureo che si, è, si presenta. Il ehm, Tito si presenta in uno stato di grazia assoluta perché? Perché questo Tito, sul diritto, ha l'immagine dell'imperatore con una leggenda che lo va a magnificare come imperato Titus, Cesare, Vespasiano, Augusto, Pontefice Massimo, ma la cosa che realmente ha lasciato stupiti tutti in bolaffi e mi confrontavo ancora nel pomeriggio col nostro ufficio eh, diciamo quello che è dall'altra parte, no, della come si dice, quello che si che gira il mondo alla ricerca di queste rarità è che questa moneta è stata coniata nell'80 d.C. e la coniezione di questa moneta è circostanziata a un momento storico pazzesco che Sì, 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 si trova. Uh, un momento storico pazzesco che è l'80 d.C. Il rovescio di questa moneta, che adesso andiamo a vedere, ci spiega il perché di tanta emozione in Bolaffi. Perché su questa moneta è presente non c'è una divinità, non c'è un imperatore, non c'è una uh, virtù personificata, non c'è nulla se non. Un animale, ma che animale signori? Un elefante, un elefante, e allora ecco che qui siamo saltati tutti sulla sedia in via Cavour 17 a Torino. Perché questa moneta è stata coniata nell'80 d.C., lo stesso anno nel quale furono celebrati niente meno che i 100 giorni di giochi voluti proprio da Tito per inaugurare quel grande e importante oggi monumento, allora arena voluta dal suo padre Vespasiano chiamata Colosseo. Signori, è una cosa che fa venire i brividi a proposito di eh, antico, perché qui stiamo parlando di quei 100 giorni di giochi, di combattimenti, di mostre sì, di di, Ma non mostre intese come oggi, di mostre di fiere, di animali che i romani non avevano mai visto, e allora l'elefante era uno di quegli animali che andava eh, e veniva portato proprio a visione di questo pubblico enorme. Se siete stati al Colosseo, non ti fa venire la pelle d'oca immaginare lì cosa succedeva. E allora, nei 100 giorni di eh, festeggiamenti per la realizzazione del Colosseo, Tito. Fa coniare questa moneta con l'elefante, 35% la qualità, e lo sapete e me ne, me, ne me ne preoccupo tutte le volte che vi presento una moneta di Tito, Vespasiano e Domiziano di ricordare, scusate, 30%, di ricordare quanto le qualità di queste monete siano sempre basse, anche molto basse. 30% siamo già a quei livelli incredibili, ma qui Quel 30% è amplificato e non lo pagate un centesimo in più dalla rarità assoluta di questa moneta, di questo rovescio e di questa storia. Il lotto, andiamo a indicarlo, è la richiesta che è una richiesta ancora veramente 2, veramente 11.560 euro. Il lotto numero 2 un euro di titolo, allora non hai mai scelto non hai mai comprato una moneta romana d'oro, oppure hai pensato un giorno lo farò eh, perché aspettare quando hai di fronte un capolavoro assoluto con una storia con una storia veramente, veramente superiore, guardate questa moneta questa moneta sapete l'errore che state facendo io lo so, perché io vi conosco dice ma solo 30% grazie di averla trovata Bolaffi questa portala in un'asta internazionale vedi che succede una moneta di questo livello con questa storia la storia legata al Colosseo pazzesca guarda qui guarda qui pensate agli elefanti che erano nel Colosseo in quella, in quell'anno c'è i 100 giorni di festeggiamenti della L'inaugurazione di quella opera che ancora oggi, quando siamo di passaggio a Roma, vengono milioni di persone a visitare. Il Colosseo è il monumento dell'antichità più importante del mondo. Questo non lo dico io, ma lo dicono tutti. Bene, allora adesso a proposito di monete romane, proprio perché sono le dieci e mezza, e eh, qui eh, gli amici della notte. Tante volte li ho sollecitati ancora la settimana scorsa. Io ogni tanto uso dei nomi in codice, proprio perché ci mancherebbe la riservatezza, è fondamentale. Eh? Quindi, allora, ogni tanto qualcuno si sente chiamato in causa. Allora, io eh, stasera ho due monete qui che vivono veramente in simbiosi naturale, perché appartengono alla coniazione di un imperatore, eh, un imperatore che è in, di un'importanza fondamentale per l'epoca in cui eh, fu coniata questa moneta, parliamo di una coniazione 249-251 d.C. Eh, Quell'imperatore coniò una moneta con il proprio ritratto e coniò una moneta con il ritratto dell'augusta sua consorte, imperatrice romana. Signori, e qui eh, facciamo così, guarda, eh, perché dobbiamo farle entrare tutte e due insieme. Guarda, l'ho visto fare ad Alessandro prima nel pomeriggio e quindi voglio far impazzire anche Enrico. <ride> Però vedi Alessandro cosa succede? È è bello, è verissimo, è verissimo. A te la testa si vedeva. Sì, Enrico ha tenuto duro per 30 secondi è entrata nel panico. E No, perché, perché adesso questi due, questi due grandi Aurei, li dobbiamo vedere. Mi dai ancora un colpetto? Io. Mado, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Guarda, ma sai Alessandro che sono, non no, sto dice vabbè ma ogni volta, ma sono emozionato perché mi sono andato, eh, ho passato il pomeriggio eh, a studiare queste due monete e l'idea di averle tutte e due insieme... Sì, sì. È qualcosa di epocale altro che settembre. Qui le monete quando ci sono si scelgono. Allora, lo dicevo prima: il mercante accorto queste monete le tiene in cavò e le tira fuori a settembre. Eh, non vi preoccupate, la testa ce l'ho ancora. Ma poi vedrete, vi stupiremo. Nella, in autunno vi stupiremo. Con, eh, saremo avanti e indietro. Guarda che bello così, anche bellissimo! Ah. Enrico, ti stai divertendo? Dai, facciamoci seri, facciamoci seri perché, perché dammi quelle immagini Riesci a fare quell'ingresso? Ah, da che cos'è? Va bene, no, ma va bene così. Va bene. Signori, direttamente dal 249 d.C., il Signore e la Signora Decio. Il Signore e la Signora Decio, l'Augusto Imperatore Traiano Decio, Imperatore Caius Messius Quintus Traiano Decius Augustus e la sua gentile consorte Agna Eregna Cupresegna truscilla. Signori, si sta realizzando qualcosa che credo mai... Mai nelle tante belle situazioni importanti nelle quali ci siamo trovati negli anni in cui le nostre trasmissioni vi hanno accompagnato in queste magnifiche serate insieme una coppia imperiale in questa grande e importante qualità. Traiano Decio, un imperatore fondamentale in quell'epoca che fu il 200... 49-251 D.C., un imperatore che fu tale per due anni e mezzo scarsi, di origine serba, grande e valente comandante militare, entra a far parte del Senato all'età di 45 anni. Gli viene affidato un importantissimo incarico, e quello è il giusto aggettivo. Il, gli viene affidato un importante incarico che è sedare una rivolta nelle legioni di stanza proprio nella Serbia, nella, sua, nella Pannonia, nella sua terra d'origine. Traiano Decio marcia sulla Serbia, arriva sul posto e con il piglio che gli è noto, sì, però non me lo devi aspettare poi a. Tu girali ma non, non, non me le, le dai ancora, finché non te lo dico io. Colpiglio che gli è noto non solo riesce a sedare la ribellione, ma ne guadagna talmente gli onori sul campo da meritare l'acclamazione proprio di imperatore da parte dell'esercito. Siamo in un periodo in cui ormai la dinastia imperiale non è più sanguigna, è acclamata dall'esercito dall e allora cosa succede? succede che Traiano Decio si insedia in questa carica di imperatore pur non con facilità perché? perché lui marcerà su Roma ma il senato gli manda incontro un esercito le legioni pronte a arrestare la sua ascesa e nei pressi di Verona lo scontro finale porterà Traiano Decio vincitore a marciare su Roma dove arriverà e a quel punto il Senato fu costretto a ratificarne la sua nomina imperiale. Allora Traiano Decio grande a quel punto impegno nella realizzazione di opere pubbliche, grande impegno nel promuovere una Importante e ormai come non si faceva da tempo, persecuzione dei cristiani con l'istituzione di una novità assoluta. Cioè, lui ehm, chiedeva massima fedeltà alla, eh, a presenziare agli, ai, diciamo, le celebrazioni fatte agli dèi, tutti dovevano partecipare. Veniva rilasciato una sorta di certificato, una tessera che lo dimostrava dimostrare la tua partecipazione, chi non la possedeva veniva ovviamente punito con pene detentive e confische del patrimonio. Nel 251 fu richiamato in campo dall'invasione dei Goti e morì poi proprio durante la battaglia sul Danubio. Signori, Traiano Decio sposò, nel 249 divenne imperatore, sposò e Truscilla, che lo seguì spesso nei suoi, nei suoi viaggi. E Truscilla, ecco, la Truscilla invece è una donna di cui si sa poco. Ignoti sono il luogo di data di nascita, è una, di famiglia senatoriale, sposò Decio Gaio Messio V, appunto Traiano Decio, e fu proclamato. Uh, ufficiale, appunto, ricordiamo Traiano Decio dopo questa vittoria che vi dicevo. Sale al trono di Augusta proprio nel 249, quando viene nominato Augusto, proprio il buon Traiano Decio. Allora, signori, vi ho fatto un po' di storia perché non si può non, si può non entrare nel merito di grandi rarità. Qui siamo di fronte a due oggetti completamente museali. Il rovescio di queste monete amplifica l'importanza assoluta di questi capolavori. Si sta scatenando il mondo intero dei collezionisti. Allora, signori, eh, i rovesci di queste monete ci raccontano due importanti e fondamentali momenti. Il diritto, abbiamo visto Traiano Decio, dai ancora un attimo il diritto, per favore. Traiano Decio ed Etruscilla, Augusta. Col suo volto ben realizzato, un volto femminile che non traspare di grande bellezza, ma che evidentemente si rifà ai canoni estetici dell'epoca. e Etruscilla con i capelli raccolti in una treccia che risale nella sommità del capo. E qualcuno stava dicendo: Ma come si vedono bene queste monete? Signori, sono di una qualità superiore. 60% è la moneta di Traiano Decio, 50% è la moneta di Etruscilla. E Truscilla, signore, si colloca tra le grandi rarità delle auguste imperatrici. Abbiamo ormai da mesi avviato questo processo di collezione sulle grandi imperatrici, avete già scelto le Lucilla, avete scelto le Faustine, avete scelto le Antonie, avete scelto le grandi possibilità quando c'è stata occasione. Non perdano, signori, questa sera e andiamo a vedere i rovesci. Un Traiano Decio, un Traiano Decio che si presenta sul rovescio addirittura presente nella figura del rovescio. Nella figura del rovescio, Traiano Decio si presenta, signori, a cavallo, a cavallo, a cavallo che sta praticamente salutando, ovviamente, col braccio destro alzato, che cosa? Sta salutando i Romani proprio nel suo ingresso a Roma. E infatti la cosa che lascia veramente stupiti è la leggenda Advenentus Augusti, l'arrivo dell'Augusto. L'imperatore compare con lo scettro simbolo del potere nella sinistra, nell'atto di alzare la destra in segno di saluto. L'Advenentus dell'Augusto, signori, era proprio un rito, una cerimonia che raccontava l'arrivo o la partenza di un imperatore. La moneta sia nel momento in cui assume la carica sia in occasione del suo ritorno di un viaggio. Essendo questa moneta del 249-251 sì, e siccome lui arriva, come vi ho detto, a Roma dopo questa, questo percorso meraviglioso dalla Serbia attraverso Verona, dopo aver sconfitto Filippo l'Arabo, arriva a Roma, eccolo qui l'avvenenza dell'Augusto e a rispondere al rovescio di Traiano Decio invece una garbata, un elegante, una pudica figura che è quella sul rovescio della moneta di Etruscilla, la pudicizia Augusta. Una allegoria mai vista su un aureo romano, ovviamente di un imperatore, perché non è di un uomo, non è di un soldato la pudicizia, lo è di un Augusta la pudicizia velata seduta a sinistra che solleva il velo con la mano destra e tiene un lungo scettro con la sinistra. Allora signori, io a questo punto chiamo all'ascolto gli attenti collezionisti, i grandi investitori, coloro i quali stanno cercando l'alternativa solida, reale, concreta ai propri risparmi, e chi cerca dei beni rifugi che hanno affrontato la Serbia, la Pannonia, Filippo l'Arabo, il tempo, 2000 anni, le guerre, le alluvioni, i cataclismi, quanto di peggio è successo in 2000 anni, ma che sono arrivati ai giorni nostri grazie alla sensibilità e all'attenzione che l'uomo ha sempre per la storia antica. E ne conserva testimonianza il Colosseo, vale. Ovviamente non a livello economico, quanto una moneta romana, perché ne è testimonianza di quel passato. Ogni sasso dei fori imperiali ha un ricordo ed è, ed, è, ed è protetto. E allora signori, io stasera vi porto a una decisione rapida, perché di fronte a Traiano Decio e di fronte a Etruscilla siamo ai massimi anche nell'ambito delle rarità. Ricordo il grande vantaggio su entrambe le monete. Perché e Traiano Decio e Etruscilla fanno parte di quelle monete che hanno visto nascita commerciale, quindi proposta a Bolaffi quest'anno. Per quanto riguarda Traiano Decio, abbiamo il catalogo che ne indica un indice di rarità pari a 500 punti. Una qualità media del 30%, un rovescio assai più comune, l'unico che conoscevamo, dell'abbondanza, a cui risponde questa sera al 60% di qualità con un eh, rovescio superiore a qualunque media vi venga in mente, perché 30 per 2 fa 60, e 60 per una meta romana lo si può definire tranquillamente il fior di conio. E signori, una richiesta veramente molto molto interessante che adesso vi andrò a dire ma che ancor prima mi porta a ricordarvi di fronte al fatto a portarvi di fronte al fatto che siamo, abbiamo raggiunto l'apice qualità 60% il lotto numero 6 34500 la richiesta 34500 la richiesta per un grande, raro, inedito, fondamentale, centrale, ricco, non deve, non può mancare al grande collezionista, e siate rapidi, come è, com è stato in passato sempre più, lo è oggi, nell'arrivare per primi, anche come prima moneta. ma io non ho mai scelto una moneta, ma ho sempre atteso la grande rarità, Voglio fare una scelta importante. Beh, questa sera sei nella condizione migliore in cui tu ti possa trovare. Perché io guardate, che ho avuto la tentazione di offrirle in coppia queste monete. Ma per onestà intellettuale, eh, soprattutto lo dico, ma non mica per la cifra, sapete, ma semplicemente perché se qualche moneta di Traiano Decio ha cavalcato, come si dice, le nostre visioni, i nostri funzionari qualcuna ve l'hanno portata a vedere Etruscilla, Etruscilla amico mio Etruscilla che ci porta a proposito di rarità e arriviamo alla collezione delle auguste imperatrici a parlare di 525 punti per la Etruscilla è una qualità media, guardate del 50%, Etrushilla 525 punti e allora stasera vi presento la moneta proprio di Etrushilla al 50% di qualità con una richiesta di 30.190 euro. Signori, sia ben chiaro e sia ben in evidenza il fatto fondamentale è che questo è l'esemplare numero uno che Bolaffi mette a disposizione del proprio pubblico televisivo e dei propri clienti tutti. 30.190 euro. È tanto? È poco? Allora signori, io faccio una cosa che proprio perché è una novità, forse non l'ho mai fatta, ma eh, lo spunto mi viene proprio da una conversazione che ho fatto con un grande collezionista che ha scelto una grande moneta, che giustamente mi diceva ma in giro nel mondo, nelle aste internazionali, ma cosa succede? Ho visto monete di una tipologia a 1 e a 5, ho visto monete a 5.000, e a 50.000, ho visto audi nerva a 10.000, a 140.000. Allora, allora signori, eh, molto importante è la lo stato di conservazione delle monete, la rarità, l'autenticità, la provenienza, il pedigree, il fatto che ci siano dei documenti ufficiali. Bene, io vi faccio vedere una cosa che non ho mai fatto in vita mia e fatto, la farò solo oggi, ma proprio perché siamo di fronte a una, a una news assoluta con queste truscilla e eh, mi, mi devi dare un primo piano di queste truscilla però. Allora adesso mi devi dare un primo piano di queste truscilla. Perché mi devi dare un primo piano del rovescio, per cortesia. Perché io vorrei che si vedesse bene questo rovescio. Io vorrei che si vedesse bene questo diritto, lo stiamo ammirando, e si vedesse ancora meglio il rovescio di queste truscilla. Perché si possa andare insieme, insieme a ripercorrere la evidenza di un caso. Che vi spiega finalmente se per qualcuno è eh, difficile anche andare a comprendere differ le differenze che a volte sul mercato internazionale si incontrano. Allora, dammi questo primo piano un istante, mantienimi questo primo piano e poi dammi mezza telecamera, per favore. Allora, mh, non ne faccio mistero, lo abbiamo citato tante volte le aste di inizio anno, quelle aste che vedono New York come il capodanno della numismatica, dove passano, circolano le monete più importanti. Mi dai, vedete, pudicizia. Allora, signori, asta questa è un'asta newyorkese del 2014 un aureo di Etruscilla con la Pudicizia sul rovescio, esattamente quello che stiamo ammirando, base d'asta 18.000 dollari, Hammer significa aggiudicazione, 30.000 dollari, siamo nel 2014, siamo a New York, siamo su un esemplare che qui in fotografia si presenta assolutamente simile, come qualità, adesso diventa difficile paragonare una immagine fotografica con un'immagine televisiva, dammi un primo piano anche del diritto, riusciamo a vedere anche il diritto, ma quello che voglio dire, e qui dammi anche questa telecamera, dammi la, come la chiamiamo, la 2, quella frontale nel frattempo, dammi la 2, io vi sto parlando di una moneta che nel 2014, tre anni fa, un esemplare simile, diciamo pure nella stessa condizione di qualità. In un'asta fa 30.000 dollari, aggiungici i diritti, aggiungici i costi di importazione, aggiungici le perizie, aggiungici i certificati e allora grazie Bolaffi che il primo anno, il primo listino mi presenti e truscilla a 30.000 euro. allora quando uno pensa: 30.000 euro, oddio, 30.190, che prezzo strano, perché noi lo facciamo come pubblicazione di un listino e questo è il 50% di una moneta che al 100% guarda caso quota 60.000 euro allora io credo che siate pronti a monete di questo tipo siate molto pronti lo siete stati in occasione di, e allora di altri momenti così epocali e allora stasera diciamo ma qua è un caldo luglio che devo fare attenzione Dammi il primo piano, sì bravo, dammi il primo piano. Guarda, lo voglio Guarda, dammi un primo piano e vediamo se riusciamo a Fa, fare un primo piano così, senza... proprio del diritto. Guarda, dimmi, la tipo conio è lo stesso signore, ma permettetemi, permettetemi, guardate la centratura, vedete qui che c'è una mancanza di punteggiatura. Allora signori, se questo io lo voglio dirvi, non era per impressionarvi sul prezzo, ma per dirvi che queste monete sono collezionate in tutto il mondo e il mondo ogni volta che passa un dietro scilla in questo stato di conservazione, perché poi sì li vedi gli auri dietro scilla spianati a 10.000 euro e non capisci come mai c'è un dietro scilla che costa un terzo, perché è un'altra cosa, perché è un'altra cosa, perché signori l'ordinario c'è. Lo straordinario, bisogna inseguirlo e allora io stasera penso di aver fatto una cosa che in tanti anni di carriera non ho mai fatto, ma ci tenevo. E qui, chi di voi possiede l'auro di Traiano Decio, e io so chi di voi possiede l'auro di Traiano Decio perché non è che ne abbiamo venduti 172, ne abbiamo venduti 4-5. Chi di voi possiede l'auro di Traiano Decio è obbligato a vederla questa moneta, non è obbligato a comprarla, è obbligato a vederla. Chi di voi sta facendo la collezione delle imperatrici e ha capito, e chi si è all'ascolto ha capito che sto parlando a lui, che la Plotina, la Faustina, la Giulia Domna, la, la Junior, la Maior, la Plotina, la Utonia, la Scelta, l'Etra non la lascia un istante, non se ne dimentica. Chi, terza possibilità invece. Non ha mai comprato un Traiano Decio, non ha mai comprato un Augusta, non ha mai comprato una moneta romana ed è però nella giusta condizione stasera perché è lì, è lì al momento giusto, nel posto giusto. Allora non solo conferma Traiano Decio, le conferma il Proscilla, le conferma tutte e due. E cosa fa? Dice portamele, parliamone. Allora, su una moneta di questo tipo, il pagamento apre una sfera di riflessione. Veramente comodo e facile perché ci si siede, perché si ragiona. Le statue ci sono di Etruscilla. Etruscilla, guardate, è un personale perché è così rara: perché di Etruscilla si sa poco, non si sa addirittura quando è nata, esattamente la sua origine. E allora ecco che questo amplifica la verità. 249-251 d.C. vuol dire che questa moneta, che è stata coniata, attenzione, da Traiano Decio perché. Questo non è un aureo dietro scilla, è un aureo di Traiano Decio che ha sul diritto il volto della sua augusta e amata consorte. Quindi è una moneta doppiamente rara. Ha sul rovescio la pulicizia che è qualcosa di meraviglioso. Non mi fate fare, giustamente, perché la, mi, mi viene una grande voglia, quando è così, di fare dei riferimenti. E allora comincio a dire Venezia, Taranto, Roma, Trento, Milano, Napoli, Emilia-Romagna, proprio perché lì devo stare generico perché altrimenti mi, mi strizza. Ecco, eh, dice, vabbè, ma che vuol dire questo? Vuol dire che siete in Torino, ma, cioè, ma siete in tanti. Ma se io ho fatto dei riferimenti, perché... Faccio riferimenti a, a chi ha già saputo scegliere, chi ha, spe, ha comprato monete, posso dirlo, anche pagando di più, giustamente per rarità, per maturità. E che oggi, di fronte al listino zero delle Auguste, e io, e Alessandro, proprio, ci siamo impegnati. Ma poi vale per le, per le monete da 700 euro per il lotto iniziale, quello con gli album. Tra l'altro, c'è la possibilità stasera di divertirsi. Non l'ho ancora presentato, ma Alessandro nel pomeriggio, ma adesso ci arrivo. Ma chi ha capito quanto sia importante questo percorso che stiamo facendo. E non è un percorso di cento imperatrici, perché attenzione, sono pochi i volti delle Auguste. Quindi non è un caso che il catalogo ne vada a presentare, se ricordo bene, 9 o 10, quanti sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quindi è questa per, anche in questo caso, per chi ha ambizioni collezionistiche, è una collezione numericamente lo dico, eh? economicamente è una collezione importante, numericamente se uno la volesse far tutta sono dieci pezzi, non tutti di questo livello, eh? le avete viste, no? le avete viste le Antonia, le Sabine, le Plotine, che bella, che bella, che bella storia. Eh? Allora mi dite visto che io ho impegnato il pomeriggio, il weekend, 20 minuti adesso, quantomeno se vi ha impressionato, se vi ha colpito la storia, la rarità, il, la, il mercato internazionale che queste monete le combatte, le combatte. Noi, credetemi, di fronte a queste monete, potremmo rimetterle nel circuito internazionale e magari, ma, ma, tranquillamente, mancare delle aggiudicazioni anche superiori. Però il nostro mestiere non è andare a comprare o rimettere. Il nostro mestiere è fare da trade union tra il mondo e voi, come consulenti. Io lo facciamo da 127 anni, da 4 generazioni. La televisione, la televisione è una vetrina, è, una bella, è un bel momento di scambio anche con voi, però eh, certo che su oggetti di questo livello, di questo calibro, fondamentale è il dialogo, lo scambio. Dice, ma io una volta avevo pensato di comprare monete romane, poi, poi ho cambiato idea, poi è vero, però qui non ho voglia di imbarcarmi in collezioni, ma effettivamente qualcosa la potrei scegliere, eh, signori, quel Traiano Decio, con l'imperatore a cavallo, con un momento così epocale come il suo ingresso a Roma e la sua consorte che probabilmente era... Sul, su una bellissima carrozza dietro di lui, ma non vi viene la pelle d'oca. Vi Poi qualcuno dirà: 'Vabbè, la pelle d'oca me la faccio passare perché in mezzo ci sono 30.000 euro'. Per carità, ma eh, visto che siete eh, sempre presenti, mi dite: non è che me lo dovete dire attraverso il centralino, quantomeno se vi ha incantato questa, questa possibilità. Mi dite quantomeno se vi ha incantato. E nel frattempo io voglio farvi vedere un'altra Augusta Imperatrice perché sono le monete del momento, ve l'estate ehm, credetemi, non abbiamo più. <ride> Guardate, questa etruscilla ehm, mi hanno detto no, no, settembre, settembre no ho detto no, luglio. 17, 7-17. Esatto. Perché è una data così. Eh, diversa non, non c'entra niente però ci sono quelle situazioni ma non è tanto il 17 17 è il fatto che io, a me piace portare le cose quando ci sono poi se è luglio, se è agosto se è il 4, cioè noi faremo dirette fino al 4 d'agosto se ci sarà una moneta importante anche il 4 d'agosto, perché no? se c'è qualcuno da premiare signori ma se il mercato nel 2014 le mi fa 30.000 dollari in un'asta new yorkese eh, ci interroghiamo, non volete capire, non volete coglierlo questo momento. Allora, adesso cosa faccio? Faccio la carrellata, mi metto al telefono a chiamare io il cliente e <ride> dico, pronto, indovina chi è, <ride> Lorenzo cosa vuoi? Eh, no, sai, mica ti interesserebbe, no, no, va bene e vado avanti. Ne faccio tre di telefonate, no, due, due tre, esatto. perché giustamente... Non è che siano sempre tutti all'ascolto e poi mi sgridano quando lo vengono a sapere, dicono ma perché non mi hai chiamato prima? È vero, questo è sempre il grande dilemma, però Polafi deve anche mettere nella, nella, alla, come si dice, alla striscia di partenza tutti allo stesso modo, perché altrimenti è inutile fare la, la televisione. Ci mettiamo lì pomeriggio e diciamo guardate, tre clienti hanno interesse a questo tipo di monete, li chiamiamo la moneta venduta, ma non è nel nostro, nel nostro DNA. Allora, andiamo avanti. Ma un commento su queste due monete, se no vuol dire che non ho capito niente, ho sbagliato tutto. Allora, a proposito di Auguste, poi andiamo a vedere anche Argento, Bronzo... Eh, eh, sì, no? sì, Sì, voglio far vedere anche quei denarini molto belli, il Sesterzio di... Sì, volentieri. Eh, allora, lo abbiamo citato, l'ho citato più volte facendo degli esempi, ma ehm, Antonino Pio... Antonino Pio... No, sì. Antonino Pio conierà una moneta e quella moneta riporterà l'effigie, andiamo a vederla, della sua amata Faustina. Diva Faustina. Eccola qua un altro grande, un grande personaggio. E attenzione, questa è la Faustina maggiore, figlia del prefetto Agno Vero, sposa di Antonino Pio che sposa prima ancora che lui diventi imperatore, <ride> donna schietta, schietta al limite della maleducazione, però essendo un'Augusta Imperatrice forse se lo poteva permettere, e non troppo fedele al marito anche, ma questo non ne fa sicuramente un personaggio non importante quale realmente fu la Faustina Maggiore. Faustina Maggiore, madre, come ovviamente... Ci ricorda la storia poi di eh, Faustina Minore, ma soprattutto ricordata come moglie di Antonino Pio, come zia di Marco Aurelio e niente poco po di meno come nonna di Comodo. Quindi, una donna che per l'impero romano ha significato molto. E la vediamo rappresentata con uno stile che è chiaramente è femminile. Guardate l'acconciatura del 140 d.C. come è differente da quella del 249, cento anni di moda attraverso le capigliature delle Auguste, sul diritto il volto di Faustina, coi capelli fermati da un nastro, sì, questa è una bellissima immagine nei musei vaticani con l'apoteosi della coppia di Antonino Pio e Faustina sulla pira funebre tra 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 traghettata da un genialato nel, nell'Ade. E invece sul rovescio di questa moneta l'augusta Fortuna con la patera in mano e il timone di nave appoggiato sul globo. Signori, una, un aureo di Faustina presentato a 9.145 euro. Il lotto numero 3. Faustina Maggiore l'importante Augusta Romana mi dai diritto al rovescio ancora un istante 30% della qualità giusta di questa moneta 9000 comprare monete romane sotto i 10.000 euro è diventato una mission impossible è diventato una mission impossible mi fa sorridere chi aspetta sempre le grandi monete e perde occasioni di questo livello sì. Hanno visto il pomeriggio? Quindi, ringrazio ovviamente perché ci seguiamo il pomeriggio. Possiamo solo fare un flash sui tre e due monete, <ride> certo? certo, certo. Flash, ma ma chiaro, ma chiaro perché le, le Auguste Imperatrici sono talmente importanti in questo momento storico per Bolaffi che abbiamo eh, realizzato. Le abbiamo presentato, credo in anteprima la settimana scorsa, sì. l'album con le pagine. Pronte ad accogliere queste bellissime monete, sì. e stasera, allora qualcuno dirà: Vabbè, Lorenzo, mi hanno gran, granché entusiasmato queste, queste monete delle auguste, però io ho, ho moglie, e figlie, vorrei regalarle, ma non è che posso spendere 30.000 euro. Guarda che regalo che ti faccio stasera: tre denari d'argento. No, mi devi dare le auguste, però tre e due, tre. Tre. e le altre due sono sempre, ah, ok. Sì. Allora, possiamo fare una bella bella acquisizione stasera. Perché vi offriamo, pensate, tre imperatrici: la Faustina Maggiore che abbiamo appena visto, la sua figlia minore e l'altra? La e, e, la e la nipote Lucilla, sorella di Commodo, sì. eh, la bella Lucilla. Signori, pensate, tre denari d'argento, e qui è l'invito: questo è l'invito al collezionista. Questo è l'assaggiare questo periodo storico di cui abbiamo tanto parlato, riferendosi alla Etruscilla, alla Faustina, ma qui diventa veramente un, una, semplice, passatemi il termine, perché tre monete, un valore commerciale intorno ai 1200 euro, se ricordo bene, 1.050 euro, vi diamo le tre monete d'argento, i tre denari autentici garantiti, e in più l'album e i fogli. Che vediamo, non so, abbiamo un'immagine già eh, di repertorio di questi album, di questo fondo, se no, lo vado, a, lo vado a mostrare di persona, lo vedete eh, in, eh, sullo sfondo, ma eh, in realtà volevo mostrarvi le pagine che, che possono accogliere questa bellissima collezione. Ogni pagina è dedicata a un'Augusta Imperatrice, abbiamo la pagina che accoglierà Faustina maggiore, quella minore, la Lucilla e poi domani l'Etruscilla, eccolo qua, sì, in diretta, come piace a noi, direttore, mamma mia, 1050 euro, tut... ne possono scegliere due a scelta, 720, ma davvero? Allora, mamma mia, che, che salti mortali. Allora, 720 potete sceglierne due. Faustina, le due Faustine, Faustina e Lucilla, la maggiore Lucilla, la minore Lucilla, fate voi gli abbinamenti a 7 e 20, se poi invece volete assuntire il buon consiglio, a 1050 le prendete tutte e tre, in ogni caso vi daremo l'album con le pagine che accoglieranno, vedete, Antonia, beh in questo caso perché ci sono le pagine di tutte, eh, quindi Antonia, Uh, Faustina, eccola qua. Faustina, riesci a entrare? No, questa è Plotina Grazie, Sabina, la moglie di Traiano. Spazio tecnici, Faustina, guarda qua, eccola qua. Anna Galera, Faustina. Moglie di Antonino Pio, zio di Marco Aurelio, non è comodo con la, la storia raccontata. e fatelo un regalo a questi ragazzi dai, che si sono diplomati, che stanno finalmente a dimenticare le fatiche di, una, di un diploma, eh. di una, di una, di, si sono laureati in storia antica. Eh. Teresa. Teresa, buonasera, cosa hai scelto? La coppia. La coppia. Andrea Tris, mamma mia, tutti, tutti! Beh, a 7,20 ne scegliete due, a 1053 in ogni caso, album, pagine e il catalogo. Accidenti, il catalogo in omaggio: perché si possa poi andare a vedere eh, tutte le monete a cui si può poi ambire, perché ci sono i base sterzi, ci sono i preziosi aurei. Poi ognuno di voi lo, lo modulerà andando a decidere che eh, la sua collezione sarà fatta di argenti sarà fatta di sesterzi non sono, non vorrei, ma, non posso. ma ci mancherebbe allora l'ho detto prima e non mi stancherò mai di dirlo perché Truscilla costa 30.000 perché l'aureo di Faustina costa 10.000 e invece una moneta d'argento ne va a costare poco più di 2 quanto viene l'una? Sì, 3? 3,60 se andiamo a dividere perché è una questione di numeri allora hanno fatto un aureo di Faustina e hanno fatto magari 10.000 denari. È chiaro. Ecco perché l'aureo costa. Perché è raro all'origine, ancora più raro dopo 2.000 anni. Ma tutto è, Quindi attenzione: né meno bello né meno importante, semplicemente più comune. Questo è il segreto della numismatica. Numeri certi. Questo è il segreto della numismatica. I numeri certi che ti aiutano a dire. Non può costare tutto uguale, perché il metallo, signori, è un dettaglio: un euro pesa 6 grammi, 7 grammi, un denaro ne pesa più o meno. Non è l'argento che ho l'oro che vale 10.000 o che vale 300 euro, è la rarità numismatica, è il mercato internazionale, è il mondo. 1050 euro, fatelo, dai, questo dovete veramente regalarvelo, per, perché poi vi diamo la, le monete, vedete il cofanetto è un modo anche per conservarle, per regalarle, ma avrete soprattutto un album, dei fogli, e la possibilità pian piano di svilupparla, ognuno a modo suo, nel tempo, se vorrà. Se noi riusciamo a fare queste offerte così basse, parliamoci chiaramente come si parla tra amici, no? Dammi una telecamera. Se noi facciamo queste offerte, lo dico sottovoce, se vi diamo praticamente eh, queste monete così girandole, e perché ci auguriamo che vi venga talmente tanto quel proito, quel solletichino, chiamatelo come volete, che poi vi venga voglia di comprare gli aule? Sì, lo dico, guardate, non ne faccio mistero: i sesterzi, gli altri denari. E quindi noi investiamo su di voi. E allora soltanto l'album, le pagine, realizzate apposta per voi. Chiamate, dice: Ma io già due le ho prese, chienzite il centralino ma questa offerta ovviamente prevede o due o tre a scelta vostra le due Faustine Faustina e Lucilla Faustina Junior e Lucilla Faustina Mario e Lucilla componetele come volete ma non eh, ecco qui abbiamo vedete anche qui eh, fatto come sempre si fa quando si fanno queste offerte lotto diciamo chiamiamole così eh, un certo numero disponibile l'azienda ci ha detto eh, va bene è un lancio Accettiamo questo invito come lo facciamo sulla Repubblica, sulle banconote, no? Chi di voi ha scelto le grandi belle collezioni con le 15 banconote a 300 euro, 295, tra no, 395 mi pare. Le monete della Repubblica, monete... questo è lo stesso, ma monete autentiche di 2000 anni fa. Dai, allora cosa volete rivedere? Cosa volete vedere che non avete ancora visto? Ve la faccio vedere io una moneta che non avete ancora visto: un denarino di un imperatore che su questo palco aspetta il quadro è questo qua si, sì, lo prendi e lo metti lì, perché eh, stiamo parlando di rarità stasera mica da poco e c'è una moneta d'argento che si rifà a un anno mitico e eh, chi di voi si ricorda ricorda ricorda, eh, Galba Nerone, Otone l'anno degli imperatori Vespasiano, l'anno dei grandi imperatori, dei quattro imperatori, che era il 69 d.C. Nel 69 d.C., anno dei quattro imperatori, c'è un personaggio, c'è un imperatore che avrà proprio un passaggio fulmineo. Quell'imperatore si chiama Vitellio, è, un, è una moneta che di nuovo abbiamo visto rarissimamente nei nostri espositori e questo Vitellio, sì grazie Paolo, questo Vitelio andiamo a vederlo, è una moneta che mi ha colpito perché ha una fisionomica, ha un aspetto, questo, questo imperatore che mi ha. è diverso dagli altri, guarda credetemi, sembra difficile dire ma sono tutte uguali o comunque sono simili, no, è diverso dagli altri. Vitellio, signori, 69 d.C., testa laureata dell'imperatore. È bello che ci sono anche i giovani che ci seguono, sì, eh? si divertono. Ragazzi, bene, seguite che imparate qualcosa, eh, imparate, qualco eh, imparate qualcosa, imparate eh, qualcosa. E però ecco, non disturbate, eh, qui, siamo, qui siamo tra adulti, eh? quindi per giocare ci sono altri momenti. Aulo Vitellio... Nasce nel 15 d.C., il padre aveva avuto molte cariche importanti, goduto della fiducia dell'imperatore Claudio. Vitelio servì lo Stato, pensate, sotto Caligola, Claudio, Nerone e Galba. Ditemi se non era un uomo tosto, per usare anche qui un aggettivo che i nostri amici eh, millennials capiscono bene. stanziato nella, nella Germania Inferiore con le sue legioni, nei primi del giorni del 69 d.C., le legioni a lui affidate si ribellarono a Galba, proclamarono Vitellio imperatore, tutte le legioni stanziate sulla zona occidentale dell'impero, quindi Spagna, Gallia, Britannia, ratificano questa nomina, nel frattempo a Roma Galba è stato ucciso, Otone imperatore, Vitelio si è messo in marcia, le legioni sono in marcia, lo scontro è inevitabile, la battaglia decisiva fu combattuta nei pressi di Cremona, un saluto Umberto, nei pressi di Cremona Otone viene sconfitto, si suicida e apre la strada a Vitelio. Vitelio entra a Roma la conquistatore, gli viene riconosciuto il titolo imperatoriale dal Senato. E signore, questa moneta racconta proprio quella storia perché il rovescio di questa moneta. Avevamo visto solo una, un denaro di Vitelio con un'allegoria sul rovescio. Questa moneta, dammi il rovescio, SPQR, OCR, Salvato. Questa moneta è stata fatta proprio dal Senato nel, nei giorni appena successivi all'entrata a Roma di Vitelio. Vitelio non è in grado. Di mantenere quella capacità che si richiede a un imperatore, malcontento, e di lì arriverà Vespasiano, Flavio Vespasiano, imperatore, comandante dell'esercito, che divenne poi imperatore. Lo scontro, tra l'altro, sulle sponde del Po, meraviglioso. Vitelio viene sconfitto dalle truppe di Vespasiano. Signori, questo denaro di Vitelio, anche questo anteprima assoluta. Manca, e questo manca a tutti, eh, qui non andate a controllare mancolista ce l'avete in due, forse uno, perché mi ricordo di averlo portato, un denaro di Vitellio. A 2070 euro l'831, ma un denaro di Vitellio che è stato coniato nei primissimi giorni, perché poi Vitellio, parliamo di mesi in cui è imperatore. Nei primissimi giorni, quando lui entra acclamato a Roma imperatore, 30% di qualità. E questo sì che. Chi ama, il primo secolo, eh? Chi ama il primo secolo non lo deve perdere. Chi ha, le monete di Nerone, di Vespasiano, di Galba ce le ha già. Una testimonianza così importante di Vitelio non lo deve perdere. Senza nessun indugio si conferma questa moneta. Manca a tutti, ma poi è pazzesca la presenza dell'SPQR a uccidere salvato sul denaro d'argento. Ricordiamo che normalmente, quando un imperatore aveva tempo, le monete d'oro d'argento se le cognava lui. E quindi i denari con SPQR dove li abbiamo mai visti? Li troviamo sui, sulle monete di bronzo, l'SPQR, lo troviamo sui sesterzi, su, 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 sulle monete. Eh, coniate dal. Sì, c'è qualche testimonianza, me lo ricordo ancora, forse un bellissimo <coughs> Giulio Cesare mi pare che avesse un SPQR, forse mi sbaglio. Ma sono rarissime le presenza, la presenza di SPQR. 30% di qualità e guarda che ritratto quel vitello, guarda che ritratto, c'è tantissimo. Mi dai un'immagine di rovescio? Mi metti il lotto numero 31 e aspettiamo la, la, la conferma su questa moneta? Mamma mia ragazzi, che serata, che serata, che serata. Allora signori io però un po' do un po' voglio. Siccome in questa serata così speciale avete goduto della visione di una coppiata di monete d'oro, di Traiano Deccio e Truscilla fuori dall'ordinario. Tutto ciò che è fuori dall'ordinario è straordinario. Avete goduto di un uh, aureo di Tito con l'elefante sul rovescio a ricordare i 100 giorni di festeggiamento del Colosseo. Vi ho appena mostrato una, un denaro d'argento del 69 d.C., anno dei quattro imperatori. Io mi fermo, sinceramente mi fermo, e non vi faccio vedere un se di Claudio che parla. Non vi faccio vedere due aure di due correggenti imperatori stupendi, non vi faccio vedere un solido di Teodosio con un soldato che schiaccia un nemico eh, sconfitto a terra, perché se non eh, oggettivamente non eh, ho colpito e suscitato quella giusta emozione nell'ambito di quello che vi ho mostrato, e vi ho mostrato le monete delle imperatrici con questa offerta meravigliosa di ingresso a 720 euro a 1050, allora direi che è un po' inutile che vada avanti a mostrarvi ancora di più. Siamo qua, se volete vedere ancora di più mi chiamate, io vi ho dato qualche cenno, ma lo fate, lo fate per eh, dimostrarvi che mh, probabilmente quello che vi ho mostrato è bello, ma non era quello che stavate aspettando. E invece torno a farvi vedere eh, due, due o tre monete che invece secondo me ancora necessitano di una giusta... Riflessione, dunque la Maria Luigia, intanto non c'è più. Eh? Sì. Ricordiamo al pubblico che la carrellata che vedono è quello attuale. Ah sì, sì, sì. sì. Quella, ecco, quello che vedete nella finestrella in basso a sinistra ecco, è proprio una, una piccola carrellata che abbiamo fatto proprio perché racconta, vedete, i più attenti le stanno, le stanno inquadrando. Esatto, serve perché chi è arrivato adesso, alle 23.18, cioè chissà cosa hanno presentato stasera butta un occhio nella finestrella di servizio, chiamiamola così, e vedrai delle monete che ehm, magari posso presentare su richiesta. Perché la televendita è interattiva. Voi mi chiedete, io a dirvi. Allora posso tornare su alcune monete che invece eh, penso che sarà l'ultima volta che vedrete, perché è vero che lo stock Amadeus va morendo e concludendosi il 31 luglio, ma noi non abbiamo dove sono non abbiamo la possibilità di privare la nostra rete vendita con costanza di eh, queste monete perché i, coloro che hanno approfittato di Amadeo sono in tantissimi e continuano a chiederne finché possono, le vogliono finché ce n'è, portatemele. Ci dicono i clienti. Allora, 40 lire di Carlo Felice 1831, dammi l'immagine, Enrico. Se ti serve il codice, il lotto, te lo vado persino a dire. Ma se non ti serve mi aiuti, il lotto 16, 40 lire di Carlo Felice, 1831, ultimo anno di coniazione, Ultimo anno di coniazione. Chi ha scelto una moneta del 32 di Carlo Alberto mi stupisce che faccia silenzio su un Carlo Felice del 31. C'è una consecuzione temporale pazzesca. 2880 euro, ma non pensate che sia come si dice, ehm, signori e signori, si avvicinino. No, come dicevano, no. vengano, signori e signori, si avvicinino. Siamo su questa piazza non per vendere, ma per regalare. Allora, signori, eh, una moneta di questo livello, di questo calibro, con queste caratteristiche a 2880. Mi metti l'Adi di Amadeus per favore Enrico ancora perché sempre sarà, poi lo cancelleremo questa, ce ne dimenticheremo, nel 2018 diremo, vi ricordate i 40 lire di Carlo Felice a 2880? Vi ricordate l'80 lire, me lo dai sul rovescio, ce l'hai già, l'80 lire di Carlo Felice? Sì, ah, come non ce l'avevamo l'immagine. Si sta acquistando ancora? No, ancora. L'80 lire di Carlo, ma certo. Ma certo Alessandro, l'80 lire di Carlo Felice, zecca di Genova, io anche qui vorrei sollecitare, perché alle volte si perde un po' la... No, volevo l'80 lire, sai, questa qua ormai l'abbiamo... Ma non ce l'avamo, scusa, l'immagine. Sì, l'abbiamo, abbiamo tutto, l'abbiamo fatto prima. L'80 lire di Carlo Felice, zecca di Genova del 30. L'80 lire, eccolo qua a 2700 euro, a 2700 euro Enrico se riesci a darmi il rovescio di questa moneta e eh, dai che te la voglio far vedere ancora. Me la vedete quell'ancorettina, quella piccola ancora che c'è sulla alla destra dell'80, c'è l'ire 80, punto, e poi c'è un'ancoretta. Quell'ancora ci ricorda che il, la, la battitura di questa moneta avviene nel bellissimo comprensorio della Zecca di Genova e anche questo è una attu in più che non pagate un centesimo in più 2700 euro per l'80 di Carlo Felice guardate che io io me lo ricorderò perché poi le scritte me le tengo e vi dirò magari nel 2018-19 ve lo ricordate quel luglio caldo del 2017 l'80 lire 2007. Ce l'hai, Zecca di Torino? Prendilo, ce l'hai, Zecca di Genova? Prendilo lo stesso, metti via, metti via, metti via. 40 lire Napoleone. 40 lire Napoleone, testa nuda, toglimi la di Amadeus. Quali? Sì. quale? Volentieri, allora guardi per i nostri amici, questo è il catalogo delle monete e delle banconote. Qui, qui troverà, troverete, troverete proprio tutte le monete, le banconote dalla Repubblica Subalpina fino alla fine della lira. Quindi, e poi tutto l'euro quindi dalla Repubblica quindi da quando nasce la lira il sistema decimale e sfogliando questo catalogo le monete della Repubblica alpina, le monete di Maria Luigia le monete dei governi provvisori di Milano di Venezia e poi il Regno di Sardegna il Regno d'Italia la Repubblica Italiana con le belle coniezioni in argento le banconote c'è tutto, c'è tutto 30 euro 30, grazie, 30, grazie. ma infatti ma infatti è bello e poi c'è quello delle monete romane, che costa 25 euro. Eh? 25 euro. E, e poi c'è il nuovo catalogo delle monete greche. Non lo perda, a quel punto le prenda tutte e tre, 15 euro. E quindi ci sono tutti. C'è il catalogo del Vaticano. Vedete, ma chi è che vi vende antiquariato dandovi un catalogo prezzi? Eh, Alessandro. Eh, non esistono i cataloghi esiste il catalogo d'arte moderna della Bolaffi negli anni 70 eh, l'abbiamo inventato noi è stato, e lo chiedono ancora oggi è stato il tentativo è riuscito di catalogare l'arte l'arte moderna non l'ha fatto mai nessuno eh, 127 anni di azienda signori qualcosa significherà ma certo il catalogo è un buon inizio per chi dice ma quante cose belle ma ne vorrei capire un po' di più e allora capirne un po' di più passa anche attraverso i cataloghi perché no iniziare così ma cioè, quanti clienti poi quanti bei collezionisti hanno iniziato col catalogo e poi hanno portato avanti grandi collezioni allora togliamo l'amadeus perché io voglio tornare invece a insistere scusate su questo 20, lì, 20 franchi di napoleone testa a Ce l'abbiamo o lo dobbiamo rimettere? 20 e 40, guarda, li mettiamo tutti e due, così liberiamo un po' la. I singoli tu me li lasci così, nel frattempo tu li metti perché li avevamo messi con Maria Luigia, ma così guardiamo più tempo. Napoleone, Emperor, République française, Dieu protege la France, siamo nell'Anne 3. l'An 3, ma chi ha il Marengo di Marengo? Chi ha quell'An 9 o l'Andis? Ma mi perde l'An 3. 20 franchi République française, col galletto che ci ricorda Parigi, con, con il nostro amico Saverio, Saverio che mi ha confermato il Napoleone del 1812. Il, cioè eh, il, il, il 12, bravo. 12 che era col galletto, però testa laureata, molto più comune. E mi perde la testa nuda, dice ma ci vanno 3.000 euro, è vero, ma non ci va niente adesso, Saverio, se mi posso permettere di fare un invito, perché? Perché questo qua lo devi immaginare come l'acquisto del 2018. Ma come funziona? Cioè, si può, cioè, non è che oggi lo teniamo bloccato fino al 2018, ma lo puoi bloccare, dai intanto al Enrico il prezzo, me lo metti? E l'otto numero te lo vado a dire immediatamente è il numero 34 34 34 ecco eh, veramente mi permetto così di scherzare anche un po ma neanche tanto perché poi si scherza si ride come si suol dire ma quando si parla di soldi mi faccio molto serio allora veramente mi piacerebbe premiare chi ha scelto eh, c'era anche un altro amico che ha scelto aveva chiesto un altro manico di Napoleone venerdì dello stesso anno scegliete questo, piuttosto guardate piuttosto si, si rimanda se uno deve fare un'economia di, di prezzo si rimanda nell'acquisto il laureato perché lo si trova più facilmente ma non si perde, forse uno dei pochissimi non voglio dire che è in assoluto la prima volta, ma secondo me a memoria mia poi magari l'ha presentato Alessandro un anno e mezzo fa a memoria mia io un Napoleone testa nuda, bello così Antri 3 non l'avevo mai visto, a 3.070 euro. E poi ecco perché l'acquisto 2018? Perché lo blocchi oggi, con l'istino 2017. Lo inizi a pagare magari nel 2018 e te lo paghi nei primi tre mesi del 2018. Ho bisogno di più tempo, parlane con noi. Abbiamo formule per tutti e per tutto, ma non perdolo quando c'è e non perdere il 40 franchi, zecca di Torino, col cuoricino. E qui c'è una bellissima... Idea, perché si capisce proprio come la storia, come Napoleone arriva prepotentemente in Italia, si mette in testa la corona, conierà le monete in lire, ma nel frattempo fa circolare i franchi. E a Torino fa coniare con lo stesso modello delle monete di Parigi le 40 franchi. République française 1806 e di 2450 euro. Al 35% di qualità, bello, bello, bello. La signora che ha scelto la Maria Luigia, eh, la, la cara signora che ha scelto la Maria Luigia, ce l'ha questa moneta? Ce l'ha questa moneta? Se non ce l'ha, la scelga. La scelga, sceglierla in visione. Sceglierla in visione non costa nulla. Poi ne parlate con i nostri funzionari. Ne parlate con noi. Ne parlate con noi. La, un doppio marengo, 6 grammi e 45 pesa un marengo, un doppio marengo pesa 12 grammi Siamo nel sistema decimale francese, 21 mm un marengo, 26 mm un 40 franchi. E c'è l'80 lire quello di Carlo Felice che vi suggerivo prima, è esattamente due volte quattro marenghi come peso. Pensate, dà l'amica la, che ha scelto quella Maria Luigia, se all'ascolto al limite mi dica anche di no, ma Maria Luigia, Carlo Felice e Napoleone, Maria Luigia, Carlo Felice e Napoleone, la collezione dei 40 lire. Adesso la, la voglio con Amadeus, che tiene il prezzo schiantato, allora facciamo una cosa, tanto a quest'ora vale tutto Paolo, mi metti per favore? Sì io te le metto qua, questa mi tieni il 40 franchi e eh no il Maria Luigi è già stato confermato, quindi mi metti, mi togli il Napoleone e il 20 lire, che tanto abbiamo quella bella immagine, 20 franchi chiedo scusa e l'antrese aspetto la, la conferma perché è veramente una moneta, il, il mito di Napoleone. Vi piace Napoleone? Fate una collezioncina di Napoleone. Si prende questa, si prende la moneta di Torino, si prende la moneta coniata a Milano con Napoleone, re d'Italia. Hai fatto la, la collezione dei marenghi di Napoleone. Ma questo lo dico in dedica speciale: se ancora l'ascolto, a chi ha confermato, ci sono arrivate le conferme sulla Maria Luigi, addirittura un sacco di richieste. Allora, i 40 lire hanno tutti la stessa dimensione. 40 lire, 40 franchi. E il motivo per cui ho chiesto a, al nostro Paolo di, guardate qui, 40 franchi di Napoleone 1806, 40 lire di Carlo Felice, stessa dimensione, stessa dimensione della, della Maria Luigia, stessa dimensione. Perché? Perché siamo nel sistema decimale. E 40 lire, 40 franchi, 40 pesetas, 40 marchi, 40 eh, scellini, pesavano sempre lo stesso, cioè erano 900 del titolo. 6 grammi e 45 un marengo, quindi 12 e 9 un doppio marengo, 40 franchi, 40 lire. Era un dettaglio, queste monete si scambiavano tra di loro, sì, queste monete si scambiavano tra di loro. Perché? Perché tu che facevi il mercante e che chiedevi quanto fa la tua partita di eh, vino che arriva dalla Toscana? Fa 120 lire. Bene, ti do io sono francese ti do un 40 franchi di Napoleone, ti do un 40 pesetas, ti do un 40, 40 drachma e ti do un 40 lire. No, ce sono già di troppi, te ne do tre. Pensate che sistema geniale, cioè tu prendevi monete che queste monete valevano tanto oro quanto pesavano, fino al Bretton Woods, finché è saltato la parità dell'oro con, con la moneta, c'era un sistema semplice ma... Basato sulla parità, sulla conversione del fino. E quindi tu, questa moneta che ci fosse sopra la bella faccia di Carlo Felice o quella di Napoleone o quella di Maria Luigia o quella del simpaticissimo Gioacchino Murà: quella del simpaticissimo Gio Gioacchino Murà. il Gioacchino Morà sempre la stessa cosa sempre la stessa cosa guardate che è bello non le per cioè, messo da tante, non ci, ci. sì ne, mi sono sbagliato allora 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 che si fa su questi doppi marenghi eh? no, è che si fa su sti doppi marenghi no, su li devo portare via? Certo, certamente. Dai, dai, amici dai, cari, dai. amici cari, che serate che passate in nostra compagnia. Che serate in compagnia della Bolaffi? Allora, dai dammi anche qua. Primo piano di questo ce l'abbiamo, sì? torna su quel. Scusa, poi giuro che mi, non, lo, non lo vedete più. Lo vedete oggi, quindi poi non. Uh, no ma se ce l'abbiamo con l'immagine di prima non voglio insistere più del dovuto ma un 20 franchi di Napoleone Bonaparte guarda che bella questa, questa accoppiata e ho letto il suo messaggio questo 20 franchi di Napoleone Bonaparte col 40 vedete quanti abbinamenti potete fare quanti abbinamenti potete fare quanti abbinamenti potete fare? Io vi chiedo solo di indicarmi quello che preferite. Quello che preferite. Testa nuda, per questo Napoleone. Testa laureata è quello molto più comune che abbiamo presentato, confermato intorno ai 900 euro, quanto costava. Questo è il testa, è il testa nuda zecca di Parigi Antres è eh, 3.070 euro giustamente qualcuno si intera come mai un malenco di Napoleone dove da 900 euro è a 3.000 euro perché sono monete completamente diverse con rarità completamente diverse con rarità completamente diverse eh? è il 40 franchi è il 40 franchi vuole il 40 o il 20? il 2450 euro, che bella è. Quello dell'anno 14 e allora 40 franchi, va bene. 13. Non c'è niente del 14. Scusi. E la polera sono tutti e due, uno è 20 franchi, il 204 e il 205. Bellissime. Dai allora chiedeteci le cose che volete vedere. Chiedeteci le cose. Che volete vedere e chiedeteci anche le cose, e Torino, sì. quello è eh, sia la U che il la, cuoricino. Che la, che la, ehm, TV chiocciolaboraffi.it lo dovete usare assolutamente perché il TV chiocciolaboraffi.it serve, serve per scriverci. Allora, ho visto delle belle monete, ma mi piacciono altre. Sto facendo una collezione. Scriveteci. Scriveteci. scriveteci, 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 scriveteci sempre perché ci fa immensamente piacere portarvi le grandi, le grandi rarità, le grandi rarità. 40 lire di Carlo Felice, guarda che bello, quel 40 lire di Carlo Felice a 2-2, quanto costa 2-2, mamma mia. La collezione di 40 lire. Chi ha scelto la Maria Luigia? Chi ha scelto la Maria Luigia? Non perda il Carlo Felice a 2 e 2. No, no, scusate, eh. e 80. Mamma mia. E poi l'80 lire. E poi l'80 lire. L'80 lire con la zecca di Genova. L'80 lire con la zecca di Genova. Complimenti, bravissimo, ottima la conferma e ottimo il suggerimento. Grazie per cogliere i miei buoni suggerimenti. Perché se io mi preoccupo di farvi la consulenza, significa che, che, significa che mi permetto di darvi quel passo in più. Altrimenti, vi mandiamo a caso un catalogo. Scegliete e noi non stiamo alle 11 e mezza di sera qui al fresco di questi bei 52 2000 watt delle luci che abbiamo addosso voi non avete idea di quante luci per illuminare questo studio ci sono quante saranno 20 luci Paolo? 20, 20 luci saranno accese ma non sono 20 saranno 15 ma secondo me ci sono non ho mai contato penso che ci siano non so quanto un forno a microonde però ecco, per tornare al discorso, se mi permetto di dire che questo 80 lire di Carlo Felice del 1830, in questo stato di conservazione, con questi capelli ordinatissimi, la leggenda pulita, il contorno liscio con l'incuso, molto bello, con la zecchia di Genova che lo rende più speciale, non si dice più speciale, lo rende speciale, sì grazie, bravo, con... E' 80 lire, signori, per chi giustamente chiama anche per dire Lorenzo, ma le dimensioni, il peso in televisione non riesco a capire, perché, eh, lo capisco perché la televisione tende a, a ingrandire. 80 lire, signori, sono 25,8 grammi, 33 mm di oro. 25,8, 33 mm. 25,8, 33 mm. 25,8. 3 cm e mezzo quasi. Guarda fai una roba, mi metti l'80 lire? No ma ce l'abbiamo un'immagine 80 e 40 lire, vero? Se ce l'abbiamo se non me. No, perché voglio far vedere la differenza proprio ma, di, di dimensione. Togliamo quel 40 lire di Napoleone, quel 40 franchi, e mi metti questo bello 80 lire. E vediamo proprio quanto è imponente un 40, un uh, 80 lire. 80 lire è una moneta gigantesca, eh. è la moneta che poi fu sostituita dal 100 lire di, che è proprio da Carlo Alberto. Questa è una coppiata, ma, ma, ma quanto fa tutte e due? Dai, 2,7 più 2,880. 2,7, quanto fa ragazzi 2,7 più 2,880? 2,7, sì, 2,880 lo faccio io. Praticamente con 5.580 le prendi tutte e due normalmente ne prendi una, guarda che meraviglia, guarda quanto è grande, se vi sembra già il 40 lire è il doppio marengo. Pensate, il 40 e poi l'80. Uh, 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 um, Alessandro ce l'hai, Righello? Sì, of course. Perché giustamente dovremmo inventarci una scala graduata sulla, sullo schermo. Si può fare, eh, vedi che io vi lancio sempre beh, sì, il è più naturale, più genuino anzi, fai una cosa va, tu che hai le belle mani curate le vai a mettere <susurra> signori, guardate che meraviglia no, davvero, non è che voglio insistere in maniera assoluta su queste due monete però è Amadeus, è uno stock a condizioni di prezzo favoloso sono in grande qualità si distinguono, sono 45% un, 40, una moneta di Carlo Felice al 30% è il normale. Eh, al 40 dici io oh, ho una grande moneta, al 45% puoi dire di essere uno dei pochi ad averla, uno dei pochi ad averla, ma davvero? Eh? Poi guarda la, guarda la misura, guarda, apri un po', al, eccolo qua, guarda qua, è grande, eh? prendete un 2 euro, guardate quanto è, guardate quanto che imponente è. Sa, sono praticamente, quello che vi dicevo, sono 26 mm per il 40 lire e addirittura 33, sì vabbè insomma adesso non è proprio precisissimo, 33 per l'80 lire, grandi, grandi, grandi monete. Bene, allora l'ultima possibilità su Amadeus ehm, ve la voglio ancora dare sul... Uh, sui tre scudi vale, sapete che abbiamo tre, ah guarda che bella l'abbiamo fatta bella, bella idea questa bisognava solo tenerla un po' più bassa so, più o meno si capisce guardate, imponenti queste cose tenerle in mano ecco, quello che stupisce sempre quando io incontro un nuovo amico dico dammi la mano e gli metto in mano la moneta e quello che stupisce è il peso perché se io ti dico 6 grammi e 45 se io ti dico 12 grammi, diceva niente, ma 12 grammi su un polpastrello d'oro massiccio impressiona, è impressionante i nostri antenati. Guarda che bello sto trittico di scudi, ah dai, abbiamo ancora per gli amanti degli scudi d'argento, abbiamo Vittorio, così, Vittorio I, eh, Carlo Felice e Vittorio II, praticamente abbiamo i, i, i tre, tre dei quattro, manca quello di Carlo Alberto. Um, re di Sardegna e siamo a 2160 per il raro Vittorio I, 630 per Carlo Felice, 1415 euro per il re di Sardegna Vittorio Emanuele II. E queste sono le classiche monete di nuovo che bisogna vedere a casa perché qui le luci, lo studio, vedete tre patine completamente diverse, tre vite completamente diverse, patina da usura. Vittorio I, patina da medagliere, quel Carlo Felice lì, è un Carlo Felice di nuovo, non a caso arriva dallo stesso stock. Non so se l'avete visto quel Carlo Felice lì, è a 600 euro, quanto costa? 630 euro. Ma io lo. Io lo guardate, eh, guardate i capelli, 35% per uno scudo. Ma fosse anche la prima moneta portafortuna che compri uno gli scudi d'argento, sono belli, solo 15 minuti. Se volete vedere qualcosa in particolare chiamate, ma io 15 minuti, scusate se mi sono permesso, ma eh, io non posso andare completamente soddisfatto a terminare la trasmissione senza tornare, vediamo se il mio regista mi conosce, dai. Non dico niente, questa è una sfida, vediamo. Cosa voglio far vedere Enrico? Tu che mi conosci un petit peu. Eh, Nell'AN nell 4 quant'è che siamo con, qui con i nostri amici? L'ANCATRE. Eh, andiamo per l'ANSENC. Enrico. Sì. Ah, guarda che mi vuole bene il mio regista. Guarda che mi vuole bene il mio regista. Ah, come si diceva? Come diceva la mia professoressa, ho inquadrato il personaggio, ma cosa inquadrato il personaggio? Come ti permetti? Allora signori, stasera io vi ho mostrato. E perché alle 23.45 io torno in maniera prepotente su queste due monete? Perché adesso i giochi si sono fatti. Avete stasera è stata una serata meravigliosa il pomeriggio, dal pomeriggio eh, sì, tante persone, tante conferme, la bellissima conferma anche di quel bellissimo atto notarile, ho ancora disponibile la lettera a Barcellona, a Venezia, Aleppo, Siria, Venezia, chiedeteci, ci fate sapere se vi piacciono questi documenti, se non volete fare adesso scriveteci, ma io torno alle 23.45 prepotentemente sull'aureo di Traiano Decio e di Etruscilla, la sua signora, perché stiamo parlando di due monete coniate nel brevissimo periodo di vita imperiale di Traiano Decio, 249-251, due monete che eh, dirvi prossime allo stato coevo di produzione, cioè quel fior di conio a cui si ambisce sempre perché 50% è la qualità di Etruscilla e 60% è la qualità di Traiano Decio, quel Traiano Decio che conquistò la uh, copertina dell'edizione precedente del catalogo, quel Traiano Decio che ha un indice di gravità di 500 punti, quell'Etruscilla che ha un indice di gravità addirittura superiore, quell'Etruscilla che per la prima volta, un primo esemplare nelle disponibilità della Bolaffi, mettiamo alla vostra disponibilità di visione, quell'Etruscilla che vi ho mostrato in un'asta a New York, eh, non nella paesino più sperduto, a New York dove passano le più importanti monete, dove ci sono i russi, i francesi, i tedeschi, gli indiani, i russi, tutti, gli arabi che si contendono le monete delle auguste imperatrici. Ma sapete perché? Ma ancorché non affascinati e emozionati dalla rarità, lo fanno? Dalla, dalla bellezza della storia, lo fanno per la rarità e se un audiotruscilla che io vi offro a 30.000 euro nel 2014, quanto ve lo offro l'audiotruscilla? A 30.000 euro, se nel 2014 abbiamo visto a New York una moneta identica come Cogno, non così bella oggettivamente, realizza 30.000 dollari, che vuol dire che con i diritti che normalmente sono un 20%, sono già 36.000 dollari che poi tu devi portare in Italia e quindi ti devi preoccupare di importazioni, ti devi preoccupare di pagare le dogane, li superi i 40-42 mila euro. E allora stasera al 50% di qualità, una qualità beh, straordinaria, con il rovescio, con la pudicizia. E allora ecco che qui, io lo so chi sta sorridendo, sta sorridendo chi dice... Lorenzo, il problema, sai qual è, amico mio, stava dicendo, spero dica amico mio, è che tu, proprio tu, Marco, Giuseppe, i nostri funzionari, Mauro, Pietro, Walter, eh, quando dico Marco è facile perché ne prendo almeno tre, Alessandro, Alessandro Vincenzo, mi avete appena portato e ne sono lieto una grande moneta. E quindi no, come faccio a prendere un impegno di questo tipo? Non prendi nessun impegno alle 23.48 amico mio, ma alle 23.48 ti fai portare e tu sei primo e lo sai benissimo come funziona perché questa è una eh, come si dice, competizione, quasi una competition che hai già subito, a volte perdendo, a volte vincendo, te la fai mettere da parte in visione. Te la guardi adesso se c'è il tempo e te la guardi a settembre se invece adesso non è proprio il momento, te la, paghi, te la compri magari a ottobre, la compri al prezzo 2017, la inizi a pagare nel 2018 quando il prezzo sarà già, guarda caso, cambiato. E sicuramente se non cambia il mondo, se a New York tre anni fa una moneta così fa 30.000 dollari e truscilla, vuoi che torni indietro? E se torna indietro vuol dire che il mondo va all'indietro. E, e se il mondo va all'indietro su tante cose, credetemi, sulle grandi eh, oggetti d'antiquariato non va mai indietro, va solo avanti. Va solo avanti. Allora, c'è qualcuno che la vuole vedere quella truscilla, c'è qualcuno che invece sta facendo e si concentra la collezione degli augusti imperatori e dice... Devo ancora portare avanti allora quel Traiano Decio con il rovescio. Dammi il rovescio di Traiano Decio con l'imperatore a cavallo con addirittura una leggenda, la vedete? Advenentus Augusto, l'arrivo dell'Augusto, cioè celebra l'imperatore che dalla Pannonia è sceso, Galop Galop, è arrivato a Verona, ha trovato il respingere a cercare di respingerlo il eh, mandato da Roma con le sue legioni proprio il Filippo l'Arabo e lui sconfigge arriva a Roma e c'è una cerimonia che celebra l'arrivo dell'imperatore ed è proprio l'Advenentus e qua ne parla ma quante monete hanno un carico di storia così importante? guarda lì da dove è partito è una fa di strada non è adesso che prendi un aereo eh, da Barcellona a Venezia nel 1400 quella lettera, da Aleppo in Siria a Venezia l'altra lettera. Gli oggetti che vi devono emozionare possono essere di pergamena, di carta, sono, possono essere d'oro, d'argento, ma comunque in casa nostra respirano la storia, parlano di storia. E allora questa, questo documento a 2900 euro, una lettera da Barcellona a Venezia, e quanti, quanti, guardatevi intorno guardate le pareti di fronte a voi quanto c'è appeso che costa tanto di più di 2.900 euro e allora pensa ad aprire questo documento inquadrarlo con l'indicazione di un oggetto che dal 1400 si è fatto Barcellona-Venezia in nave con, con dei carri con, con, eh, e la moneta che da, Ale, da, da Aleppo in Siria, la, scusate, la, il documento che da Aleppo in Siria raggiunge Venezia. Da Aleppo in Siria, Aleppo adesso è sulla bocca di tutti per quello tremendo momento storico. Ma Aleppo è una, è una città ricca, ricca di commerci, di scambi. E allora, guarda qui: a 2200 euro, quanto costa? 2268 una lettera. Che da Aleppo ha raggiunto Venezia, ma questi questi sono gli oggetti. Va bene, allora il Traiano Decio, la Etruscilla, vi richiedo una notte per pensarci. Fatelo se poi c'è ancora. Se poi non arrivo come al solito la telefonata, ho sul mio telefono alle sette e mezza che mi sveglia. Chiamatemi un po' più tardi. perché faccia... eh? Ma questi documenti, non vi viene la curiosità di vederli? Eh? I veneziani, i veneziani, ma i veneziani come diceva Giuseppe della Serenissima Venezia, e quindi da Brescia a Venezia fino a sotto, scendendo a Mantova. Ma non, vorrebbero, non vogliono avere in casa un documento della propria storia. Avete scelto gli Zecchini, avete scelto Le Oselle, Alvise che scrive al, al fratello. Eh, C'è poi il contenuto. Quante, ma quante ne abbiamo presentate? presentate? L'archivio. Poi noi, noi siamo, vedete, siamo per voi come, dei, come posso dire, la talpa che scava esatto. la metropolitana Torino, no? Andiamo lì e cerchiamo di rosicchiare al nostro archivio. E allora, possiamo, ci date, possiamo avere, ci date Napoleone... Con la, con la testa nuda, no, perché ne abbiamo... E dai, e ci dai un documento, e ci dai una, una pergamena, e ci dai ancora Amadeus finché c'è... No, e, e noi per voi lo facciamo. E dice Lorenzo, ma voi siete quel mestiere lì. Sì, è vero, ma io, Alessandro, Elena, Massimiliano, siamo, credetemi, per voi la, le mani, gli occhi nei nostri cavò. Perché altrimenti... Questi oggetti neanche passano dalle nostre trasmissioni, perché c'è una rete vendita, ci sono 20 persone in giro per l'Italia che hanno clienti che seguono magari da 10, 15 anni, che collezionano i documenti e allora dicono, ma non portarlo, lo prendo io, basta che me lo dici, mi manca. La grazia con cui sono stati scritti, l'eleganza, la bellezza, la pulizia. Ah, che meraviglia. Questi vanno conosciuti. E vi diamo non a caso in omaggio il libro che è l'elogio della parola scritta, proprio che le racconta queste, queste epopee. Domani alle 17, sintonizzatissimi con Alessandro, con la filateria, eh, fino alle 24, con la pausa dalle 20 alle 21, e poi ci sarà anche in compagnia di Massimiliano la grande filateria. Quindi. Anche quello è un momento bello importante. Avete visto, abbiamo la diretta del giovedì: è una novità. Anche qui, eh, anche un'altra cosa che ci piacerebbe sapere. Io chiedo: poi voi chiedere come si dice, eh, non, è, eh, non è mai sgarbato. Se ci fate sapere quali sono i giorni che vi piace maggiormente seguirci gli orari, i canali, c'è un indirizzo di posta elettronica, un messaggio, perché questo ci aiuta, perché altrimenti ci mettiamo noi a tavolino e decidiamo, a volte andiamo incontro alle vostre richieste, a volte no. Quindi usate i nostri eh, recapiti per guidarci, per darci sempre più informazioni. Vitellio, quel denaro di Vitellio, 69 d.C., un anno pazzesco per il mondo romano. Un anno che ha cambiato, si è passato da un'agenza all'altra, i Flavi con Vespasiano e in mezzo c'è Vitelio, pochissime settimane praticamente di impero. E questo Vitelio è un denaro d'argento con sul rovescio la proclamazione proprio imperiale da parte del Senato, SPQR, Civio Salvatore. Questo è un titolo che si assegnava proprio agli Augusti imperatori, per firma del Senato. E questo è una, un altro denaro importante. E questo è un denaro che perché vi faccio vedere questo? Perché, di, perché non mi venite a dire tanto che ce l'ho perché non ce l'ha nessuno questo, forse un paio di persone è rarissimo. 2070 euro e l'831 Vitelio, due minuti. Ah, due minuti, si può iniziare tutto un discorso. E non vi ho fatto vedere tutto, ehm, vi lascerò con un po' di curiosità, quindi anche, su questo, anche perché abbiamo un, un set molto ricco stasera, anche con tante cose, come siete voi, come al solito, a fare la trasmissione, quindi eh, ci avete guidato e vi ringrazio. Eh, però giovedì, magari, su richiesta, potete già prenotare la visione di qualcosa, perché no? Cioè, ma avevo intravisto una moneta d'oro di uh, quell'imperatore, avevo visto hai accennato un solito di Teodosio meraviglioso, ho visto de, che c'erano degli altri argenti, ho visto un sesterzo, c'è un sesterzio lì che no, non ve lo faccio vedere, non ve lo faccio vedere perché è incantevole, forse uno dei sesterzi come, come qualità tra i più belli che abbia mai visto. Um, Bellissimo, però non ve lo faccio vedere, certo a mezzanotte, meno un minuto. Però vi, vi invito davvero a interagire sempre di più con noi attraverso gli strumenti che avete a disposizione. Ehm, che dirvi, quel quei due, due auri di Carlo Felice mi hanno veramente stupito, devo dire. E anche quel 40 franchi, quel 40, chi ha confermato il 20 franchi testa nuda, poi dirà vabbè ma che devo fare tutto io, però quel 40 franchi se lo faccia portare, quel 40 franchi zecca di Torino se lo faccia portare e se lo ottenga in visione insieme al 20 di Torino poi si, si fanno le somme, poi si fanno le divisioni, forse si può fare tutto, forse niente, ma si mette nella migliore condizione di scelta. Quello, il 20 l'ha già scelto di Torino, il 20 franchi l'ha scelto, ancora una chiamata per il 40 franchi. Poi non le deve comprare tutte, ma almeno lei riesce a chiudere un percorso veramente straordinario. Quello è un ciao, sono dieci secondi. Dieci secondi per dirvi che il centralino stasera in maniera particolare rimarrà aperto ancora, dobbiamo mettere a posto un sacco di cose, quindi telefonate anche tra un istante. Per il resto, grazie, buonanotte e sogni d'oro.